Funziona sto coso. Vediamo se funziona. Ah, non avevo salvato qua. Ok. E magari mi dicesse anche se si sente l'audio. Bellissimo perché io sento l'audio in loop. Bellissimo perché io sento l'audio in loop. Però se tengo la live, bellissimo perché. Ave Fabio, mi si sente? Si sente loop? Non si sente loop? Si vede? Non si vede? Questo qua potrebbe essere il layout solo che invece di avere il videogioco. C'è la mia bellissima console. Però mi serve qualche software per fare mirror della camera. Non senti l'audio? Ma io l'avevo provato e almeno quello si sentiva in loop. Ma io non ho fan che vanno a palla, che si sentono così tanto, non le sento neanche io, figuratevi voi. Ma non capisco, si sente o non si sente, basso, alto? Perché poi se avvio qua, io invece mi sento in loop. E mi sento bene però in live. Ah, ma la chat invece si legge di merda, bene, molto bene, molto molto bene. Come l'avevo risolta però? L'avevo risolta facendo team dark chat, perfetto. Checker chat, dark chat, mi piace, save. Adesso magicamente dovrebbe comparire la chat quasi bene. Ah no, comparirà poi dopo, nel prossimo, quando qualcuno scriverà qualcosa, immagino. Perché non è retroattivo, pare? Non ne ho idea.
Bene, l'idea si sente. Bene, l'idea si sente. E si legge anche bene l'accento. Bene, l'idea si sente. Il punto è che se faccio tutto sullo stesso computer non posso tenere la live di Twitch aperta, perché sennò mi rientra tutto l'audio, sento... Voi sentite bene, io impazzisco perché sento quadruplo in loop continuativo, sembra una loop station. Quindi mi toccherà tenere il portatile, che però non ho spazio per mettere il portatile qua perché mi manca il tavolino. Anche se ho tre monitor, sarebbe interessante avere un quarto monitor con il portatile qua, così almeno poter fare tutto. Ma vabbè, queste qua poi sono cose che piano piano si sistemeranno. Adesso mi serve un software per fare virtual cam, perché OBS mi dà tutto OBS come virtual cam, io invece voglio fare il virtual cam della mia sola camera, così poi posso utilizzarla su Whereby per invitare altre persone, nel caso qualcuno volesse mai venire qua dentro. Potrei fare le live sul processo per fare le live, così diventerebbe un inception di live. Sarebbe estremamente divertente. Una serie di video su come fare live basso costo con hardware che hai in casa, con un po' di inventiva e attaccare le cose con sputo, merda e scotch. Come dovrebbe provare a fare un tip per vedere se funziona? Transizione di scena, statistiche, no. Ma porca troia. Mi sono perso il blip cosa fosse, perché mi sono sminchiato la finestra di OBS che devo nascondere le statistiche. Cos'è il blip? Dopo devo andare a vedere la mia stessa live, perché me lo sono perso. Come si vede? Funziona bene? Si sente bene? È accettabile? Qualità decente? Tutto da rifare? Cosa vuol dire boh? Ecco, la cosa brutta di tutto questo affare è che non so se è possibile fare il pin di eventuali messaggi in chat. Perché vedo che posso fare il reply, però stream element, vediamo se c'è qualcosa su Google. Stream element pin chat message. Non pare si possa fare. Per questo StreamYard mi piace. Ah, non si vede bene il terminale, perché nell'anteprima non sembrava così malvagio. Minchia, più grande di così che non sembrava così malvagio. La Madonna, cioè dici il font o la finestra? Considera che la finestra è così, però in realtà questa è la dimensione, eh. No, aspetta, facciamo un... Ops. Ah, ma sono... Porca troia. No, viene una cosa del genere. No, non si vede bene, non si legge. No, non si vede bene. Ma questo qua è comunque il mio... Il problema è la finestra o sei tu? Perché sono due cose diverse. Perché se il problema sei tu,
Mi spiace per te, posso sistemare, ma non è la finestra del problema. Ok, il font più grande, perfetto, fammi controllare. Allora, no. Non ho idea di come si faccia, però no. Ok, sarà qualcosa del genere. Aspetta, facciamo prima il brutto dio. Tipo brutale. No, pardon. Allora, il tag non ci sono ancora, non c'è bot, non c'è moderatore. Così è abbastanza bene. Però così mi si sputtana un po' il... Dovrei allargare la finestra, però poi... Oh, fuck. Dovrei fare così, che copro me stesso, che poi non è tutto sto gran problema. Però così diventa un burdel. Oh. Così non mi fa impazzire. La grandezza giusta della finestra, ecco, sì, per essere ritagliata giusta nell'interfaccia, ritagliata giusta, che potrebbe andare peggio. Ce ne basta fare tac, tac, tac. Ok, così. Un buon compromesso. Sì, poi dipende da quello che bisogna fare, ovviamente. Facciamo ancora uno. Ok, così. Così potrebbe. Bene. No, questo qua è solo un esperimento, perché prima, facendo le prove con Whereby, ho visto che era decisamente divertente condividere la shell. Però se mai dovessi fare roba da solo, questo qua potrebbe essere buono. Qua dove dovrebbe starci il gameplay, in realtà metto la shell, io sono che parlo e dico cazzate come al solito, intanto scrivo cose qua, possibilmente non cose coperte da copyright, password e dati personali, però cosa molto facile se inizio a lavorare senza pensare cosa faccio. Non importa, funziona, questo è quanto, e sono felice così. Poi mi hanno detto che è bello avere un po' di musica di sottofondo in momenti come questo, quindi cavo OBS microfono, quindi dovrei aggiungere questa cosa qua. Labels engagement, media request. Aspetta con media request. Posso mettere qua così. Salvo. La metto un attimo in pausa, settings, via il video, perfetto così. Ecco, secondo voi una cosa del genere come funziona? Se funziona. Ecco, secondo me il volume così è perfetto. Grazie Fabio per il tempo, per il test. Tanto questi qua sono tutti test, a tempo perso e tutto, non pretendo di fare niente di particolare.
Tra l'altro, facendo in questa maniera, in teoria, visto che sto condividendo la shell, però in realtà potrei condividere qualsiasi cosa. Quindi, nel momento in cui io aprissi un tab dedicato da far vedere all'interno, basterebbe schiacciare questo. Forse. E non si vede un cazzo, no? Perché non si vede un cazzo? Non si vede un cazzo perché la proprietà, la finestra non si vede, questa qua. Sì, ok, no, però così si vede un po' troppo. Invece voglio il singolo tab. Un po' troppo, quindi dovrei fare un bel resize, quindi qualcosa di questo tipo, tac, e poi ok, in questa maniera più o meno si vede circa una merda. Raga, non sono un grafico, non sono uno spostapixel, quindi sono abbastanza messo male da questo punto di vista. Sto usando team trovati a caso su Stream Element, sto proprio facendo cose completamente a caso e tutto. Però ho fatto una stronzata, perché se adesso ritorno al Windows Terminal, l'ho sminchiato tutto, quindi no, niente, devo creare un oggetto ex novo. Madre di Dio, quanto è complicato fare sta roba. Un approccio full screen con overlay della RAM. Intendi così? Dovrei rifare completamente tutto l'overlay perché, piccola spiegazione veloce, quello che vedete, tutta sta roba che vedi, sono un link sostanzialmente di un JPEG, PNG, adesso non so bene come Stream Element gestisca queste cose, gestito da Stream Element stesso, per avere tutti i contenuti multimediali, quindi praticamente è un'immagine messa in background, tramite, anzi no, è un'immagine che viene erogata dal server di Stream Element e quindi io su OBS la faccio vedere come risorsa web. Perché Stream Element ti dà la possibilità di mettere un URL e far vedere quell'URL, praticamente lo sfondo è l'URL di Stream Element che ha tutti gli elementi grafici e io sto ritagliando le altre cose come la mia cam e la shell su questa tela, diciamo così. Fare l'approccio al contrario, quindi full screen con overlay della cam, vuol dire che io dovrei togliere tutti gli elementi grafici che ci sono da Stream Element e tenere solo le parti dinamiche, per esempio l'interazione con la chat, perché alla fine per far vedere la chat qua vuol dire che Stream Element fa le chiamate all'API di Twitch e quindi mi fa venire fuori nella mia pagina web a cui punto per la grafica la chat, così come la musichetta di fondo, perché anche quella la dà Stream Element, così come tutti gli elementi dinamici che ci sono dentro Twitch, come i followers e tutte queste minchiate qua. Che potresti forse, adesso non mi ricordo se OBS ha i plugin per Twitch che ti fa fare queste cose in automatico, ma comunque sono tutte hook che dovresti fare verso Twitch per poi poter portare a schermo, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa parte dinamica me la dà già Stream Element con questa tela che metto come background. Quindi fare il contrario ci si potrebbe fare. Assolutamente sì, sono le scene di OBS, infatti per esempio questa qua è la chat solo e poi ci sarebbe l'altro profilo che stavo preparando che invece è con Whereby e infatti allora, il punto qual è? Si può fare e che non sono capace a farlo perché non capisco un cazzo di grafica, perché Stream Element ti danno un bellissimo editor di overlay, quindi tu puoi crearti l'overlay che vuoi, puoi caricare le cose che vuoi e tutto. Zeratosk è quello che stavo provando di fare, quello che stavo provando a fare.
più che due schermi dovrei, perché adesso la prova che avevo fatto era utilizzare lo stesso elemento di OBS e cambiare solo la finestra a cui puntava. Se io invece creo un altro elemento, quindi ho l'elemento shell, poi ho l'elemento cattura la finestra, dove specifico il browser, ok, e quindi specifico Firefox Google, ok, in questo caso voi dovreste vedere che sto paciugando con un'altra finestra. Potrei metterla come layer dietro, quindi dovrei metterla come ordina sposta in fondo, così porco Dio non si vede un Cristo, però sposta in fondo non va, quindi la devo cancellare e ricreare perché non so più come riprenderla. Quindi cattura finestra browser, perché il browser che utilizzo qua per condividere è già su un altro schermo per i cazzi suoi, perché ho tre monitor, quindi con tre monitor mi posso gestire abbastanza agilmente tutte le finestre che mi servono senza andare a rompere le palle alle altre cose. Il problema però è posizionarle poi qua in live. Però potrei fare una cosa di questo tipo, che ne so, così per dire, e poi quando mi serve l'abilito, quando non mi serve la nascondo, così. E quando mi serve, avendola su un altro monitor, posso cercare quello che voglio, tipo, che ne so, fatemi vedere se c'è qualcosa di succosa. Non mi hanno fatto lo screenshot al posto di Shabarra, quindi non posso flemmare quello perché sono bannato sulla sua pagina, però si può provare, che ne so, qualcosa che si vede bene, tipo YouTube. Ok, dai. Accettabile. Ora non posso vedere la live perché altrimenti mi si va in puttana l'audio, che inizia a fare loop l'audio, perché mi esce da una parte, mi rientra dall'altra e mi va tutto in loop, eccetera eccetera. Ma in teoria dovrebbe vedersi quasi decentemente, dai. Però in questo caso l'audio non funzionerebbe nel caso in cui facessi partire qualcosa, perché dovrei ridirezionare la periferica di output del browser al OBS che mi audio in entrata. Infatti, se per esempio apro questo, voi non lo sentite, vero? Se tanto mi dà tanto non lo dovreste sentire. Ok, perfetto, non si sente. Nel momento in cui faccio questo, che... no, aspetta. No, in teoria si dovrebbe già sentire perché è già nella periferica OBS. Sì, allora, se senti due tracce che si sovrappongono, allora si sente bene. Per questo si sente bene perché avevo già impostato Firefox per rientrare dentro OBS, perché altrimenti Whereby non si sentiva prima. Quindi sì, si dovrebbe già sentire. Aspetta, però devo mettere qualcosa di un po' diverso. Esattamente, iScript. Ok. Comunque si sente ancora musica tipo da camera, e questo qua è il video di YouTube. Sì, no, comunque confermo che si deve, cioè se non si sente è un problema, perché la configurazione del mixer è assolutamente quella che mi porta sul dispositivo di output SPDIF, e quindi è l'audio che entra dentro OBS.
Però poi dovrò fare l'acquisto di Virtual Cables in modo tale da poter creare quelle 3-4 interfacce audio diverse e quindi fare input-output diversi in modo tale da potermi gestire tutti i vari flussi audio sul computer. Beh, però questa è già comunque una cosa buona perché io sento l'audio che arriva qua, da quello che sentite voi. Eventualmente potrei mettere un altro audio da altre cose esterne che sento solo io, che mi arriva direttamente in cuffia, perché la configurazione è questa. Il browser, ho configurato il mixer del browser che esce come dispositivo di output digital audio SPDIF, che è l'audio digitale della scheda madre, che però non c'è niente di attaccato, quindi praticamente sarebbe un canale non cieco ma muto, perché non c'è nessuna periferica output attaccata, quindi non si sente niente, ma questo mi permette di fare cosa? Dentro OBS mettere come periferica output la stessa e streamarla, per far sì che poi io la senta in cuffia senza aver per l'appunto il device attaccato allo SPDIF. Ho abilitato su OBS un'opzione che è il monitoring del canale audio, e quindi OBS mi fa in automatico il forwarding dal SPDIF verso le cuffie, che è impostato come device di output del monitoring dentro OBS. Questo è bellissimo perché da una parte mi permette di avere il device cuffie separato da OBS, quindi posso ascoltare eventualmente quello che voglio senza che lo stream lo senta, e allo stesso tempo ha un piccolo difetto, ovvero che se io adesso, avendo configurato il browser in questa maniera, spegnessi OBS, non sento più l'audio del browser, perché l'audio del browser lo sento grazie a OBS per la configurazione di monitoring del flusso audio. Quindi è un trick che avevo trovato mesi e mesi fa quando stavo giocando su queste cose ed è bellissimo perché per l'appunto così ti evita di avere mixer particolari, entrate, uscite, virtual cables, cose del genere, e ti permette comunque di fare qualche giochetto di questo tipo. Perché magari, che ne so, su Discord uno ha il canale pubblico dove vuoi streamare e poi così dell'altro. Hai la possibilità di fare browsing senza che sia visibile sullo stream? Assolutamente sì, perché quello che vedi qua è un tab dedicato che ho condiviso tramite OBS. In realtà, come vedi, adesso per esempio l'ho ridotta icona per avere quello che c'è dietro il mio monitor e ci sono tutti gli altri tab, tutti gli altri browser aperti e via discorrendo. Quindi in realtà io sono pieno di browser che voi non state vedendo in questo momento. Per adesso, infatti non è la condivisione di tutto il monitor, ma la condivisione del singolo tab che ho tolto appositamente per essere messo in live. Praticamente in questa maniera posso condividere solo quello che voglio e avendo tre monitor posso gestirmi anche altre chat e tutto. Per esempio, questo qua che sto condividendo, se invece di tenerlo qui lo buttassi, che ne so, sul terzo monitor, qui avrei sul monitor alla mia sinistra ho il mio Telegram, la mia chat, le mie cacate, centrale OBS Studio, in maniera tale che tenendolo centrale almeno vedo anche la telecamera, non mi si vede di lato, e poi sulla sinistra, perdono, sulla destra, tengo il monitor che invece è in condivisione e sotto la shell in condivisione. In questo momento la shell non la si vede semplicemente perché tramite OBS sono io che decido cosa far vedere. Adesso c'è il browser, adesso c'è la shell. Tac. Ok, tutto sommato è divertente fare cose del genere. Perché poi te la puoi gestire un po' come vuoi, voglio dire, qua dentro se per caso mettessi Telegram, Discord, qualsiasi cosa, potrei fare bellamente quello che voglio, cioè, per dire, una volta aperta la tab, è il mondo di infinite possibilità. Funziona tutto.
molto molto divertente. E comunque funziona, il che mi rende molto molto orgoglioso. Funziona un parolone, diciamo che per dire due stronzate ogni tanto va più che bene. Lo step successivo sarebbe quello di tenermi la live aperta su mobile, cellulare, o banalmente sul portatile, che però non ho spazio di metterlo qua sulla scrivania attualmente perché mi manca un tavolino da mettermi di fianco, in maniera tale da poter gestire anche in maniera decisamente migliore la live, perché purtroppo devo vedere qua su OBS e Stream Element, ma sembrerebbe che manchino alcuni controlli della live. Per esempio non vedo la possibilità di configurare cose come titolo, tag e queste cose qua, che di solito le vedo, quindi dove cazzo sono finite? Bella domanda. Intanto facciamo un backup dei settings in cloud, che va sempre bene. Stream test, backup. Intanto cosa c'ho aperto? Ah, il sempre video YouTube. Click captions. Allora, ci sono anche, potrei anche fare script in Python per OBS, fantastico. No, cosa ho combinato? Ah, ho fatto un reload overlay. Mamma mia, pericolosissimo. Ah, ho trovato il stream settings, fantastico. Hotkeys, skip alert, reload over key. Voi sapete come si, cioè, voi sapete se c'è qualcuno connesso, visto che non ho le statistiche aperte, come si chiamano quei bot dove puoi configurare i comandi, quelle cose lì. Perché non ho assolutamente idea di dove si. Dove si faccia? Controlli, transizioni di scena. Comunque è veramente il bello strumento OBS. Link, cambio scena automatico, controllo rovescio, controllo rovescio. Ok, così mi piace. Due spettatori, quanto follower? Per funzionare sta funzionando bene bene. Dai, tasto, che cazzo faceva? Ah, sì, è vero, questo.
Oh Cristo, cos'è che faceva questo? Ah, l'anteprima, il problema. Cosa farò principalmente nel canale? Schifo ovviamente. No, allora le idee sono un paio, idee del cazzo. Una sarebbe quella di fare tipo salottino. Mi ricordo quando c'è pre-Covid che si andava in giro a fare conferenze. Una cosa che mi piaceva sempre delle conferenze era quella di la sera. Nella hall dell'albergo, mettersi con colleghi, amici, gente conosciuta, magari alla conferenza, a bere e cazzeggiare sui massimi sistemi dell'informatica e non. Ovviamente, essendo tutti nerd, alla fine i discorsi che si facevano vertevano sempre quasi sempre nell'informatica e mettersi a parlare così. Non proprio vlog, io non vorrei parlare da solo, vorrei fare quello che stiamo facendo adesso. La vedo da due punti di vista. Uno è parlare liberamente come sto facendo adesso, facendosi portare dal flow del canale, quindi dalla chat, oppure fare la stessa cosa però con persone in cam con me. Quindi discutere con loro e poi a seconda di come reagisce l'utenza in chat, vedere dove andare con, insomma, interagire con la chat e vedere insieme che tipo di discussione si possa portare. E questa è l'idea, cazzeggio, quattro chiacchiere. Power vlog, dai, perché vlog vuol dire io che racconto cose e altri che ascoltano. A me piacerebbe più fare una cosa bidirezionale. Ovviamente il bidirezionale c'è a un certo punto perché non tutti possono venire in live, non tutti vogliono venire in live, quindi a me andrebbe già anche benissimo leggere la chat, rispondere con la chat, parlare con la chat e o avere un paio di persone con me, tipo baretto, bere, parlare, discutere, cazzeggiare, filosofeggiare, dire stronzate. Il secondo format che vorrei portare, invece questo poi bisognerebbe strutturarlo, studiarlo, fissarlo, eccetera, eccetera, è un po' il tutto
tutti abbiamo quell'amico che di informatica non sa niente e che magari fa domande assurde alla come funziona Google, mi riesce a bucare Facebook, queste cazzate qua. E una cosa divertente da fare sarebbe portare una di queste persone che ha un sacco di domande sull'informatica, nativi digitali che pensano che lo smartphone sia internet, e cercare di spiegare a queste persone come funzionano le cose, informaticamente parlando ovviamente, nella maniera più semplice possibile per farglielo capire. Quindi lì sono io, Andrea Spagnolo, col mio faccione, che mi metto in gioco per tentare di aumentare le mie capacità di soft skill e di comunicazione verso le altre persone, per cercare di fargli passare concetti che facili non sono, perché comunque spiegare a una persona come funziona internet, come funziona un DNS, come fare una cosa del genere, non è facile. Sì, quello potrebbe essere un altro tipologia di format. La mia idea è quella di, a parte il cazzeggio libero, quello di fare divulgazione, perché quello che ho sempre visto è che manca proprio divulgazione vera, cioè non divulgazione vera, non oserei mai dire che sarei l'unico divulgatore. Divulgazione enterprise di informatica, nel senso che ci sono un sacco di canali YouTube italiani dove parlano di hardware più che altro consumer, ci sono un sacco di canali che parlano di videogiochi, non solo videogioco in quanto il classico gamer che fa gameplay, ma ci sono anche tanti canali che parlano tecnicamente di videogiochi e sono molto belli, e questo coprono gran parte dell'utenza medio. A me piacerebbe però fare divulgazione anche di quello che non è propriamente consumer, quindi arrivare più lato server, lato enterprise, lato infrastrutturale ad altri livelli. Quindi proprio spiegare come funziona, cioè fare divulgazione informatica nel senso di cercare di spiegare come funzionano le cose, tra cui anche come funzionano le big, quindi un'attività di analisi dei vari outage e tutto in maniera diversa da come farebbe un Flora, potrebbe essere una gran bella idea, sì. Fortunatamente o sfortunatamente, se si volesse fare un format di questo tipo, non ci sono tantissimissimissimissimi outage che ti permetterebbero di fare chissà quale quantità di video o di live o qualsiasi cosa si voglia fare. Negli ultimi anni quelli grossi grossi che mi ricordo sono veramente pochi, a parte Facebook, che vabbè lì è stato un po' un burdel tutto. Mi ricordo sempre Facebook forse, qualche anno fa che c'era un grande ASN che aveva, no, non l'ASN, perdono. C'era uno dei grandi provider che aveva il BGP non molto sicuro ed erano riusciti a fare hijacking degli IP, sì, tramite l'ASN, quindi si erano sostituiti gli IP di Facebook, quindi c'era stato un bordello perché tutto il traffico era stato ridirezionato verso server non molto belli e c'erano stati parecchi problemi. Non mi ricordo se con Facebook o con AWS forse, con Amazon, adesso non mi ricordo esattamente. Poi altri grossi outage che ci sono stati, vabbè, a livello italiano, Seaweb, che avevano avuto un bel problemone con i NAS IBM, se non ricordo male. E vabbè, a Aruba che è andata a fuoco quelle 3-4 volte, o VH Idem. In realtà, in effetti non ne sono successi così pochi a pensarci, eh. Però sì, è molto interessante. Anche perché per la persona normale internet è praticamente Google, no? Quindi quando Google è giù internet non funziona. E non solo le persone che non capiscono informatica, ma anche a me spesso è capitato qualcosa del genere, nel senso che da sistemista il classico test che si fa per vedere se la rete funziona è ping, no? Quindi quando c'è qualcosa che non. Quando pensi che la internet abbia problemi, la prima cosa che fai è questa, no? Ok. Funziona, hai la tua risposta, il tuo TTL, i byte che hai mandato, perfetto. Sapete quante volte è capitato che questo non funzionasse? Mezz'ora a fare troubleshooting del perché cazzo non funziona e poi per scoprire che era il DNS di Google Down e quindi non rispondeva lui al ping, però internet funzionava. È una cosa allucinante perché tu pensi a tutto, pensi che Google non cadrà mai, DNS pubblico non cadrà mai, poi porca puttana era proprio l'IP di Google che non rispondeva e non lo stack in TCP/IP della macchina ad avere problemi. Tra
tra cui, più piccola, già che siamo quattro persone, quindi cazzate a parte, non tutti sanno che il localhost, pardon, questo, serve apposta come health check dello stack TCP/IP locale, tra parentesi. Piccola cosa che non vi servirà assolutamente nulla a sapere, però è bello da sapere. Queste piccole curiosità della vita. Sì. Il classico health check, esatto. Ping 8888, se lo ricordano tutti, e più o meno funziona sempre, a parte quando non funziona e sono bestemmie per capire. Oppure adesso c'è anche ping 1111, dipende dalla scuola di pensiero. 111, per chi non lo sapesse, sono i DNS pubblici di Cloudflare. Per chi non lo sapesse ancora, altra piccola curiosità, 1111 è un IP pubblico, ovviamente, e fino a qualche tempo fa era l'IP default utilizzato dalle captive portal dei vari access point montati in hotel. Quindi quando tu andavi in un hotel e volevi connetterti a internet e ti attaccavi la wireless, come captive port veniva 1111, il che adesso potrebbe portare qualche problema. Penso che dovrà cambiare, o l'hanno già cambiato tramite aggiornamento, perché potrebbe esserci un po' di clash tra mai utilizzare un IP pubblico per roba privata. Questo qua è un IP pubblico che tra l'altro non è tuo, perché se è tuo ci fai un po' il cazzo che vuoi. Se non è tuo, magari evitare di utilizzarlo per questo genere di cose. Molto molto figo. E quindi ci sono le scuole di pensiero per chi vuole utilizzare Cloudflare, per chi vuole utilizzare Google, per chi come me non usa né uno né l'altro, perché il mio server DNS è interno, infatti ovviamente il 69 è la mia VLAN di servizi. Non vi sto a spiegare perché la VLAN 69 è la VLAN di servizio. Penso che ci si può arrivare da soli senza grossi problemi. E questo qua è il mio server DNS invece. Quindi non uso né Google come forwarder né Cloudflare, ma il mio server DNS ha direttamente le root zone, quindi è lui che direttamente fa la query fuori. Le porte però sono chiuse dall'esterno, quindi se non ricordo male, fatemi controllare. Sì, le porte dall'esterno sono chiuse. Quindi in teoria non è un open DNS, quindi da fuori non si può utilizzare. Aspetta, che però sono chiuse, ho ancora il dubbio perché non ho visto la regola specifica di chiusura e le regole default sono input. Visto che potrebbe essere aperto, sapete? Cosa ho scoperto della mia rete? Attenzione, attenzione, fammi vedere dov'è però è. Fate vedere dov'è bind 127.53. No, è chiuso. È chiuso perché come vedete il demone è. Ok, ho fatto un po' di sicurezza per fortuna. Il demone DNS è aperto solo su specifico IP. Antonio Scala, non sto facendo niente, sto parlando a caso di cose a caso, della mia configurazione a caso. Mi ero appena domandato se avessi il mio DNS aperto per tutto il mondo, visto che io utilizzo un DNS configurato nella mia rete. E non avevo visto la regola di IPTable specifica che chiudesse la porta, però sto guardando la configurazione del DNS invece e mi sono giusto ricordato che l'ho configurato per essere in ascolto su localhost per motivi di update dinamico con DHCP. E tutta la parte che ho fatto su Kubernetes e sul indirizzo LAN specifico della VLAN di service, il che vuol dire che il DNS eroga solo da questo IP o quest'altro IP. Quindi vuol dire che da fuori, non essendoci una regola di forward specifica e non essendoci il demone DNS direttamente bindato sull'IP pubblico, perché la mia configurazione diretta ovviamente ha IP pubblico perché uso il router direttamente come client PPoE con il modem. Con questa configurazione di rete vuol dire che non ho un Open DNS, quindi
attualmente non sto dando servizi di DNS fuori. Cos'è che non hai capito? Dai, che tento di spiegartelo. Don't ask to ask, just ask. Se volete chiedere qualcosa, scrivetela e al massimo delle mie capacità tento di rispondere. Cosa ne penso di Nuvolaris? Un progetto inutile. Non ci sono molte parole. Progetto inutile, nato morto, non penso che avrà molto mercato se non su chi ha budget da usare, quindi provare per provare prova. Non vedo applicazioni tecniche. Magari in futuro lo diventerà, per adesso codice alla mano non è altro che un alias scritto in Go verso OpenWhisk. Quindi tu in realtà con Nuvolaris stai usando OpenWhisk. E attualmente, poi magari il progetto diventerà bello, ci aggiungerà tutte le belle cose, NFT, blockchain, eccetera, eccetera, ma a livello attuale è completamente useless, proprio inutile. Ma non perché il progetto è brutto, ma perché tecnicamente, come è fatto adesso, è inutile. Fai alias, VSK, alias nuv uguale VSK, la stessa roba, non cambia niente. Prossimo anno scorso fare informatica e programmazione. Cosa fai? ITIS, liceo, informatica, università. Se parli di anno scolastico, fare informatica e programmazione, immagino che tu faccia una superiore. So che non sapendo che superiore non saprei neanche che linguaggio ti faranno fare. Iniziare a fare programmazione potrebbe essere un buon modo per capire se ti piace. Poi ovviamente l'informatica, come tutte le altre cose, non è per tutti. Non c'è nessun problema se uno si rende conto che non gli piace questo mondo e decide di fare un altro lavoro. Nel momento in cui decidi di fare l'informatico, benvenuto, divertiti, sappi che ti devi fare il culo. Ah, quindi sei così giovane. Ma sti cazzi, devo stare attento a quello che dico allora. Cioè, cosa vai a fare, ITIS? Ragioneria. Esiste ancora ragioniere programmatore? Sono passati un po' di anni da quando ho finito le superiori. Mi sono perso cosa c'è adesso. Adesso so che ci sono anche un bel po' di cose dedicate un po' di più all'informatica, alla grafica, computer grafica, forse anche qualcosa relativo ai videogiochi, avevo sentito, non mi ricordo se però sono corsi universitari o addirittura dalle superiori, mi ricordo che forse c'è qualcosa relativo alla sicurezza già dalle superiori, comunque mi sembra che adesso c'è molta più scelta rispetto, considera che quando ho fatto le superiori io, l'unica cosa pseudo-informatica che c'erano erano due vie, o andavi a fare ITIS, quindi classico ragioniere programmatore, o andavi a fare quello che ho fatto io, liceo scientifico, con però PNI. Proprio perché iniziavo un po' allora, io volevo fare medicina, però mi piaceva la matematica, quindi ho detto vabbè, andiamo a fare il PNI, almeno un liceo scientifico particolare, fighetto, eccetera, eccetera, e c'è anche informatica, magari imparo anche qualcosa di quello. E alla fine l'informatica l'hanno presa per il culo perché era Turbo Pascal. Erano solo tante ore in più di matematica. Medico, ti dirò, invece a me sarebbe piaciuto un sacco perché a me. Allora, non mi interessano le persone, l'avrò detto un milione di volte. Chi mi conosce in altri lidi, in altri posti lo sa bene. Le persone mi fanno abbastanza schifo. Sono contentissimo della pandemia perché mi ha dato l'occasione legale di poter schifare il prossimo mio senza che nessuno mi guardasse male o pensasse male di me, quindi perfetto, bellissimo. Il dottore, mi sarei molto visto la dottor House perché a me piace risolvere problemi. Nell'informatica mi piace risolvere problemi, nella vita mi piace risolvere problemi. Ciao Anthony, grazie per esserti presentato qua a questo test. Dicevo, visto che mi piace risolvere problemi, la medicina sarebbe stato una di quelle branche della scienza dove bello, risolvere problemi e i problemi non sono facili. Conoscendomi sarei diventato pazzo, furioso. Poi non so se avrei mai avuto la testa per studiare qualcosa di quel tipo. Quello, poi cosa vuoi fare, cosa sei in grado di fare sono due cose completamente diverse. Quindi magari avrei mollato all'università o sarei diventato un medico veramente scadente o altro. Però sai, finché non lo fai non puoi mai dire. Di certo mi sarebbe molto divertito appunto con l'idea di risolvere problemi. Infatti
infatti una, quello che volevo fare era due o tre specializzazioni più dure, almeno che so io siano le più dure, che volevo fare o cardiochirurgia o neurochirurgia. Più verso cardiochirurgia perché la parte cardiovascolare non so perché mi piace di più, anche se è molto 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 intrigante anche la parte neurologica. Tutta la parte cervello, nervi, eccetera, eccetera, mi ha appassionato, ma non come la parte cardiovascolare. Quindi sì, sono andato al liceo con l'idea di fare medicina, poi è arrivata questa passione travolgente. Perché è arrivata questa passione travolgente per l'informatica, ho visto che mi piaceva, ho visto che non facevo fatica, mi ci sono sentito molto portato, molto affine, e alla fine preferisco stare con il computer, cioè preferivo stare con il computer che con le persone quando ero un po' più pischello. Che adesso mi piacciono quasi stare anche con le persone perché ho cambiato punto di vista. Nel senso che adesso mi piace stare con le persone perché è bello osservarle e cercare di capirle. Prima non avevo questa volontà di studiare il prossimo mio. E quindi preferivo stare con il computer perché se facevo giusto, loro rispondevano bene. Legarti alla medicina? Sì, sai cosa? È che ormai sono percorsi di studi sono troppo vecchio per fare una strada come quella. Nel senso che non ho voglia, barra palle, barra coraggio, barra qualsiasi cosa, di mollare tutto. Perché comunque ho raggiunto una certa posizione sia sociale che di carriera nell'IT, nel mio mondo perlomeno, al mondo cloud native, Kubernetes. Per chi non lo sapesse, lavoro in VMware e faccio il solution architect, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, nel senso che vado da clienti per presentare il prodotto VMware che tanto, e allo stesso tempo aiuto i clienti con best practice e aiuto i clienti a utilizzare Kubernetes e aiuto i clienti anche a risolvere i problemi che possono avere. Quindi si può dire che sono un esperto Kubernetes e nel mondo italiano e anche un po' fuori dall'Italia, non dico di essere conosciuto perché sono un po' fatto stronzo, però diciamo che è molto piccolo, gira che ti rigira, il mio nome ogni tanto esce fuori, no? Lavoro per una big dell'IT, quindi non sono arrivato, ma sono a buon punto. Ecco, diciamo che la mia gavetta me la sono fatta. A quasi 38 anni, con famiglia, con già la gavetta fatta, già in una discreta posizione, sia come paga, perché comunque sono pagato bene, sia come carriera, mi fa un po' mollare tutto per ricominciare da zero, è un po' ecco, un po' così. Quindi ogni tanto ci penso a prendere strade strane, studiare cose fuori dell'IT, per esempio mi piacerebbe studiare sociologia, visto la passione per le persone, nello studio delle persone, mi piacerebbe studiare aerospaziale, visto che lo spazio è un'altra mia passione, mi piacerebbe studiare medicina, visto che medicina è stata la prima grande passione per la scienza, ma è difficile legare il tutto, magari tra qualche anno se riesco a posizionarmi in qualcosa di meno tecnico e più manageriale dal punto di vista non manageriale di persone, ma manageriale di tecnologia, e quindi più che stare sempre dietro a studiare per essere al passo, riesco un po' a discostarmi e far sì che gli altri studino, io devo solo controllarli, e quindi mi trovo un po' più tempo per me. Magari iniziare a studiare qualcosa di completamente diverso potrebbe diventare una strada percorribile, oppure aspetto di andare in pensione e di avere tutto il tempo di questo mondo, sperando che ci si arrivi alla pensione, perché come stanno andando le cose in Italia, forse non è una cosa così scontata, anche perché la mia previsione di vita non è molto. È già un miracolo che sono arrivato fino ai 38 anni, quasi. Come ti sei ritrovato nell'ambito SIS anziché lo sviluppo di applicazioni siano esse web, embedded o altro? Semplicemente perché trovo più gusto e piacere fare infrastruttura invece che programmare. Proprio per il fatto che mi piace così tanto il problem solving, il troubleshooting e tutte queste cose qua, ho sempre visto, mia esperienza personale ovviamente, poi ognuno ha la propria esperienza da sviluppatore, ho sempre visto lo sviluppatore come una cosa molto 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 noiosa. Hai task da fare, codici da scrivere, il 99% delle volte il codice non è una vera sfida. E l'ho sempre visto come un lavoro molto meccanico, molto da fabbrica. Forse
Poi ovviamente ci sono sviluppatori e sviluppatori, non sto dicendo che tutti gli sviluppatori siano così, però prima di arrivare a un certo livello di sviluppo, a un certo livello di task, devi essere anche un certo tipo di sviluppatore. E a me tutta quella strada non mi ha mai intrigato più di tanto. Nell'infrastruttura invece ho visto quella sfida, quel challenge, quella bellezza che non ho trovato nella programmazione. Poi, parliamoci chiaro, ho sempre pensato che un buon sistemista deve anche saper sviluppare. E io in primis sviluppo ogni tanto, ovviamente sviluppo script Python, sviluppo cose interne, ho fatto un paio di progetti anche in Go pubblicati sul mio GitHub, perché comunque uno sviluppato, una, pardon, un sistemista deve essere in grado di leggere e scrivere codice, ma non ho tutta quell'esperienza da potermi definire sviluppatore, non mi azzarderei mai a definirmi sviluppatore proprio perché sono una cacchina, perché un conto è saper scrivere codice, tutti. Se gli dai un po' di tempo sanno scrivere codice, un conto è essere sviluppatore. Essere sviluppatore vuol dire anche avere una determinata forma mentis, una determinata capacità logica di ragionamento, cose che penso di avere, ma non sono uno sviluppatore. Poi oggigiorno sviluppatore è un po' tutto e un po' niente, c'è gente che perché scrive Hello World in 20 codici diversi, allora si definisce sviluppatore, per me non è così. Il sistemista oggi nella maggior parte si trova anche Yak, l'SCD. Esattamente, che poi il sistemista di oggi è quello che faceva anche il sistemista bravo di ieri. Ti porto esempi pratici della mia esperienza lavorativa. Nella mia esperienza lavorativa ti parlo di Seat pagine gialle. Io ho lavorato in Seat pagine gialle quando avevo 24 barra 26 anni, adesso ne ho 38, quindi si parla di 12 anni fa. Ora, 12 anni fa non esisteva il concetto di infrastructure as code, non esisteva il concetto di GitOps, non esistevano tutti i concetti moderni, agile, bla bla, e noi in Seat lavoravamo con Puppet, il che vuol dire che l'infrastruttura era già definita come codice. Io personalmente mi sono occupato di tutta la. Ho scritto i moduli Puppet per creare tutta la batteria di erogazione server Apache PHP più altre cose. Perché il bello non è configurare Apache, non è configurare 10 volte lo stesso Apache, quello lo sanno fare tutti. Il bello è fare una configurazione e poi automatizzare tutte le altre configurazioni che ti servono. Perché il valore aggiunto del sistemista è saper fare la singola configurazione fatta come Dio comanda, non fare quella configurazione 10 volte sempre uguale. Quello è scimmia, non è sistemista. E purtroppo tanti confondono i concetti. Quindi si utilizzava Puppet in maniera tale che il lavoro lo fai una volta e te lo ritrovi da tutte le parti. E come si usava Puppet? Puppet lo usavamo in questa maniera. Avevamo l'autologin e l'edup sulle macchine Linux, il che cosa vuol dire? Vuol dire che quando fai SSH su una qualsiasi macchina dentro la rete, in automatico la tua home usavi l'account e l'edup in primis. Questo vuol dire che era la stessa utenza su tutte le macchine. Stessa utenza su tutte le macchine voleva dire anche lo stesso user ID, quindi i tuoi file erano tuoi con lo stesso ID da tutte le parti. Per chi non conosce Linux, questa informazione non serve a niente, ma vi assicuro che è una cosa molto comoda quando hai a che fare con un parco di macchine molto grosso. E c'era l'automount sull'edup. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che quando tu entravi nella macchina con la tua utenza, in automatico ti ritrovavi la stessa home in tutti i server. Quindi quando tu entravi su un server, in automatico la tua home era sempre la stessa. Questa era una figata atroce perché questo voleva dire che qualsiasi modifica tu facessi o qualsiasi file ti servisse su un server, su un altro server, facevi SSH su un altro server e ti ritrovavi tutti i file che ti potevano servire in quel momento. Con Puppet come si lega questa cosa in maniera fantastica? Si lega che tu hai nella tua home dir fai il checkout, ai tempi c'era SVN, usavamo non Git. Quindi esisteva solo SVN checkout con il push e basta, non esisteva l'idea di commit, perché come sapete Git è decentralizzato, quindi ogni working copy in realtà è anche un server Git se stesso, mentre SVN era tutto centralizzato su un singolo server. Quindi come si legava al tutto? Tu avevi la tua home directory su cui facevi il checkout del codice Puppet. E poi sulla macchina appena creata lanciavi il comando puppet puntando sulla tua home dir invece che sul puppet centralizzato. Quindi tu potevi fare tutti i test che ti servivano,
utilizzando la tua copia locale SVN. Quando arrivavi ad avere la quadra della configurazione Puppet che avevi fatto, facevi il push o il commit. In SVN esisteva solo il commit, non il push, scusate. Facevi il commit. Una volta fatto il commit sull'SVN, cosa succedeva? Esatto. Cosa succedeva? Distruggevi la macchina virtuale e la ricreavi ex novo, tanto avevamo gli script e tutti i template, quindi era un comando da shell, che tra l'altro l'avevo fatto in Cygwin sta roba, perché ai tempi tutta la parte virtuale non girava su Linux ma girava su Windows, quindi dovevi avere una macchina Windows con Oracle installato per far girare il gestore delle virtual machine. Quindi io avevo messo Cygwin per fare uno script in bash per automatizzare anche la creazione delle virtual machine tramite template. È una cosa fantastica. E praticamente creavo la VM da zero, facevo partire il primissimo script che era quello che configurava l'IP, tutta la parte network, DNS, bla bla, e poi partiva Puppet. Puppet andava a prendere i dati dal Puppet Master, che era il server su cui avevo fatto il commit, perché ovviamente quando tu committavi su SVN in automatico il Puppet faceva il checkout del nuovo codice. E quindi ti ritrovi la macchina configurata esattamente come volevi. Volevi configurare 10 macchine? Perfetto, facevi il deploy di 10 macchine. C'era Puppet al concetto di ruolo. Il ruolo matcha l'hostname delle macchine. Quindi, a seconda dell'hostname che tu gli davi della macchina e della regular expression configurata sui ruoli di Puppet, lui in automatico capiva la macchina che ruolo avesse e quindi faceva partire tutti i template, tutte le regole di configurazione per quel genere di ruolo, e quindi ti ritrovi la macchina pronta, configurata perfettamente come volevi. Quindi con il tuo Apache, con tutti i tuoi Tomcat nel caso in cui fosse una macchina a batteria di Tomcat, la tua posta elettronica, qualsiasi cosa tu volessi configurare. E praticamente questo cos'è adesso? Infrastructure as code and immutable infrastructure. È esattamente gli stessi concetti, solo che li venivano fatti 12 anni fa. Volendo, e anche un po' di GitOps, perché comunque il source of truth era il repository SVN. Quindi tu la macchina non la modificavi a mano, perché se modificavi a mano qualcosa nella macchina, non appena. Sì, esatto, praticamente questo. Non tanto Docker, perché non si utilizzavano processi separati, dedicati, containerizzati, ed erano solo virtual machine e sono due cose completamente diverse. Però sì, era infrastructure as code attuale. La cosa bella era che aveva anche tutto il principio di immutable infrastructure, perché qualsiasi cosa tu modificavi a mano sulla macchina, poi Puppet te la reversava. Perché Puppet funziona così come Ansible, anche se uno è push e l'altro è pull, che c'è una minima differenza, poi se volete vi racconto cosa vuol dire questa differenza. Cosa succedeva? Ogni tot tempo il Puppet Agent chiedeva al Puppet Master di avere la lista delle modifiche da fare sulla macchina, e quindi se tu modificavi qualcosa, Puppet te la riportava a come dovrebbe essere a seconda del ruolo che hai scritto. Quindi non potevi fare modifiche a mano perché tanto Puppet le revertava. Quindi a forza di cose, se volevi fare modifica sulla macchina, cosa dovevi fare? O andare a modificarti il file sul tuo SVN locale e poi committare, o fare per forza quello, non c'erano alternative. Anche perché avevamo bloccato la branch master, quindi no, aspetta, le branch non si parlava ancora di branch ai tempi. Fatemi ricordare se c'era qualche peer review. No, si basava sul buon senso, quindi pensate che roba. E basarsi sul buon senso è una cattiva cosa quando hai a che fare con DNS. Allora, non so se ve lo spiego, già che ci siamo. Visto che non so cosa dire, almeno vi spiego queste piccole cose. Quando tu configuri un server DNS come bind, praticamente cosa succede? Puoi configurare un server ai tempi che si chiamava master e poi vari slave. Quindi come funziona? Quando tu fai un update di una zona, tu fai l'update del master e poi il master propaga il tuo update sui vari slave, in modo tale che se il master dovesse andare giù, gli slave comunque possono erogare la zona DNS. Per riconoscere che c'è stata effettivamente una modifica, viene usato un seriale. Di norma il seriale si incrementa sempre di uno, in maniera tale che gli slave vedono che c'è un seriale diverso, superiore rispetto a quello precedente, e quindi sanno
che c'è un update da fare sulle zone gestite, si chiama in gergo il notify della zona, per una sorta di regola scritta ma non scritta, perché in realtà è una regola che ci si pone nel team. Il serial è fatto in questa maniera: anno, mese, giorno e poi un incrementale. In questa maniera si ha bene o male idea dell'ultima volta che è stata modificata la zona. Quindi è un reminder per chi va a toccare il DNS per sapere chi ha fatto cosa quando. Non vi dico quante volte è capitato che si sbagliasse a scrivere giorno, si sbagliasse a scrivere data, quindi si sbagliasse a scrivere giorno, mese o il seriale troppo grande, quindi andavi fuori dalla lunghezza che ti eri preimpostato e tutto. E gente, quando succede una cosa del genere è un bordello della Madonna, perché se tu hai un seriale più piccolo rispetto al... se il seriale nuovo è più piccolo rispetto a quello che già hai in essere, non si aggiorna un cazzo. Quindi se per caso qualcuno sbagliava la data e metteva, non so, 5 anni più avanti nel futuro, tu per 5 anni virtualmente non potevi più usare questo sistema, perché qualsiasi seriale sarebbe stato troppo indietro rispetto alla data odierna. Qual era la soluzione? Dovevi andare su tutti gli slave, cancellare, allora innanzitutto sistemare la data per bene, spegnere il master, andare su tutti gli slave, cancellare la cache in maniera tale che perdesse l'informazione di quale fosse il serial in quel momento e restartare tutto. Ovviamente questa cosa non era gestita da Puppet perché non è molto facile da gestire. Magari adesso il modulo bind gestisce questo genere di cose, ma al tempo non lo gestiva, era una cosa che non doveva capitare, quindi neanche ci si stava troppo a pensare a scrivere il modulo dedicato. Oh, ogni volta che qualcuno faceva questo errore bisognava andare su tutti i cazzo di slave, pulire tutta la cazzo di cache, pulire tutti i file temporanei, i JNL file che venivano creati da bind e restartare tutto. Erano mezz'ora di lavoro che ti facevi due palle così a fare. Però era divertentissimo. Mi dessero gli stessi soldi per tornare a fare quel lavoro, lo andrei a fare al volo, perché mi divertivo veramente tanto. Veramente, veramente tanto. Questa cosa che ho appena spiegato di Linux è praticamente ciò che ha portato Apple nel proprio ecosistema. Sì, esatto. Il fatto di avere lo stesso ID da tutte le parti e quindi poter federare tutti i device fra di loro. Se non ricordo male, una delle cose più belle. Allora, io non sono un Apple user, quindi conosco solo per sentito dire e quello che mi hanno raccontato altri. Il fatto di poter usare un iPad come sidecar, quindi come monitor aggiuntivo, qualcosa del genere. È per esempio una cosa molto molto figa che effettivamente puoi fare solo se hai un ecosistema di questo tipo o con software di terze parti. Però di software di terze parti che rendono un Android un monitor esterno ancora non ne ho visti. Ci sono software che ti permettono di usare un solo mouse e una sola tastiera su più device, come per esempio Synergy, che ho comprato anche la licenza e ogni tanto uso, ma cose che ti permettono di usare un tablet Android o un altro portatile come monitor a tutti gli effetti esterno, sinceramente non ne ho ancora né visti né provati. Non so neanche se esistono in realtà, non mi ci sono mai buttato a controllare. Immagino che esista, voglio dire, alla fine un mirror USB video in qualche maniera penso che si possa fare. Non sono uno sviluppatore, quindi non faccio voli pindarici, ma immagino che si possa. Ah, figo. Tra l'altro, io purtroppo, cioè purtroppo, per scelta il mondo Apple non mi piace. Per me è male assoluto. Sono interessato giusto ai nuovi M1 solo per la capacità computazionale, ma come azienda Apple non mi è mai piaciuta, mai mi piacerà. Fino a qualche tempo fa, ma anche adesso, è facile fare sistemi ultra performanti quando supporti tre hardware in croce. Non è capacità tecnica, ma è furbizia. Dal mio punto di vista, Apple non ha mai innovato né ha mai inventato niente, è solo riuscito a trovare il mercato giusto con le persone giuste.
tanto di cappello a livello marketing, a livello tecnologico, a parte gli M1, lì non posso assolutamente dire nulla. Per il resto, a livello tecnologico non ho mai avuto grande opinione sui loro prodotti, ecco. Sì, esatto, sono bravissimi. Poi erano bravi, perché adesso anche la conduzione di Tim Cook non è che non mi sta particolarmente piacendo. Voglio dire, Jobs, per quanto si potesse parlare male della persona, visto che era un uomo di merda, è risaputo, non sono io a dirlo, quindi proprio la storia dice che fosse un uomo di merda. Comunque ha dato era un marchettaro della Madonna, e se è andata come è andata, è 99,9% merito suo. Attualmente il marketing di Apple è rimasto quello che era una volta, non è cambiato chissà quanto. Lo zoccolo duro è quello, il passaparola è quello. Chi compra Apple vuole la pappa pronta, vuole tutto che funziona. Salve Salvino Bubino. Vuole la pappa pronta, vuole tutto che funziona a tempo zero, out of the box, quindi l'assistenza, tutti parlano benissimo dell'assistenza Apple, nonostante ci siano state non poche beghe legali anche su quello, ma vabbè, ognuno può spendere i propri soldi come vuole, io tendenzialmente preferisco spenderli in altra maniera, però di bello niente, facciamo schifo come al solito, in realtà. Tutta questa live è una live di test per provare tutta la barbanca che ho tirato in piedi, quindi non è né pubblicizzata né altro. Però visto che c'è gente che ha voglia di ascoltare, di fare domande, mi sono messo a parlare del più e del meno. Per adesso abbiamo parlato di com'era la vita del DevOps quando non esisteva il buzzword come DevOps. Questa si chiama esperienza, capacità, non so. Fatti una domanda e datti una risposta. Come vuoi. No, in realtà è un barbatrucco perché tutta questa conoscenza me l'ero già fatta prima, mi sono dovuto solo ricordare cosa avevo fatto e riapplicarlo. Perché visto che l'idea di fare questo genere di live ce l'ho da quel 3 anni, 4 anni. Adesso mi sono deciso a farlo per davvero, quindi ho detto, vabbè, perché no? Tra l'altro ho iniziato a farlo semplicemente perché ogni tanto partecipando in live al canale di Fabio Biondi ho visto che c'è gente che mi sta anche ad ascoltare. Ora, non so se mi sta ad ascoltare per ridere di me, ridere con me, o perché non c'hanno un cazzo altro da fare, però stanno ad ascoltare. Fintanto che c'è qualcuno che ascolta, è divertente parlare. Poi a me piace parlare, quindi sfondi porte aperte con me. E tutti che dicono, fatti il tuo canale Twitch, fatti il tuo canale Twitch, fatti il tuo canale Twitch, ho detto, vabbè, facciamolo. Cioè, il canale Twitch già esisteva perché per l'appunto qualche prova in passato, qualche gameplay del cazzo e tutto, l'avevo già provato a fare. Se l'idea piace, la gente ha voglia di stare ad ascoltare un povero pirla che parla a caso, di cose a caso. O se magari riesco veramente a portare in live quei due o tre cose. Sì, Spagna, grazie. Spagna l'ho sempre odiato, sia come typo, sia quando capita di dirlo davvero, perché poi mi ricorda Ivana Spagna, una cosa brutta. Comunque hai una conoscenza diversa dalla solita che propone lo streamer dev, cosa spazio c'è? Sì, grazie, e ti dirò di più. Io qua ho una shell che in realtà è una shell giusto per test, per vedere un po' come verrebbe a fare video e tutto, ma a me come medium il video non piace per proporre quello che un dev propone di solito. Tutte le cose come. Esatto, tutte le cose un po' come live coding, tutorial, how to. Secondo me il video non è il giusto modo per portarle perché io sono abituato ai tempi dove neanche c'era Google. E come il copia e incolla non c'è niente, quindi se io volessi fare un tutorial, volessi seguire un tutorial di programmazione, voglio poter fare copia e incolla da qualche parte. Infatti, uno dei problemi che ho adesso è quello che quando
mi serve un tutorial per qualcosa, sono tutti fottuti video. Io voglio fare copia e incolla del fottuto codice. Non voglio leggere, mi serve scritta la roba. Non, video no, non riesco. Anche perché poi il video è una cosa che ti toglie completamente il tempo. Perché se devi vedere e ascoltare contemporaneamente, non puoi fare altro. Io invece sono un po' più multitasking, quindi mentre ascolto magari posso leggere, mentre leggo posso intanto copia e incollare, lavorare sulla shell. E ho bisogno di poter fare più cose insieme, il video mi toglie tutto questo. Mi mette in una bolla, quello solo quello. Quindi video in informatica è parlare. Parlare vuol dire divulgare, per quanto mi riguarda. Questa è la mia idea, poi ognuno ha la sua e fa come preferisce. Spagna è unica, un po' politically correct, ma vabbè, lo so, il politically correct purtroppo è... Vaffanculo politically correct, fanculo. Ora, non posso dire cose non molto politically correct perché sono comunque su Twitch, ma sarò pochissimo politically correct, sentirete bestemmie, sentirete parolacce, sentirete tutto quello che posso dire senza essere bannato. E oggi ragazzi facciamo un clone Netflix in RandomJS Framework, esatto. E visto che RandomJS Framework ce ne sono 398, una roba del genere, se non ricordo male, ne hai dei video da poter fare. Quello che vogliamo. Bestemmie, insulti, esatto. Insulti pian piano, poi si potrebbe fare anche la rubrica il blaster, il blasting del giorno. Ecco, potrebbe essere un'idea interessante. Blazingly fast. Se non metti il fast o qualcosa che ti fa ricordare fiamme o lampi o queste cose qua, non è un vero framework, perché ci vogliono le buzzword, sono importanti. Le parole nella vita sono importanti perché con una parola devi esprimere quel concetto di velocità o di roba facile, roba da tutti, soprattutto se è roba front-end. Qua ho aperto tanti di quei dissing in una sola frase che metà basta, veramente. Karma Kestos, quello potrebbe essere anche un'altra idea, solo che quella è un'altra idea che più o meno ho avuto, cioè più o meno ho avuto, non so quanti di voi sanno, allora non esattamente, volevo arrivare a quello, Daniel. Ora, sì, vabbè, Zeb89 però non è un coglione, io spero di non essere, cioè sono coglione ma spero di non essere così tanto coglione. Vabbè, Zeb89, conosco bene la storia e tra l'altro conosco anche le Precaun, quindi vabbè, queste sono altre cose. Intanto le Precaun sarebbe interessante da invitare a parlare. Cosa stavo dicendo? Sì, dicevo, una specie di debunking dell'IT sarebbe una cosa molto carina da fare, è solo che è un qualcosa che vuole tanta preparazione. Anche se sarebbe interessante fare l'abbraccio, tipo prendi un progetto a caso di cui hai sentito parlare malissimo, ti metti a leggere il codice live, ti metti a provare a fare l'infrastruttura live, poi parli, vedi cosa non c'è, i problemi, eccetera, eccetera, potrebbe essere interessante. Non so quanto sarebbe di nicchia, perché la mia idea non è solo quella di... non è solo quella di... più o meno iScript la conosco, sì. Non è solo quella di parlare con peers allo stesso livello, che non ce ne sono, ma è quella di... a me piacerebbe divulgare, ecco. Allora, io l'informatica, anche se non sembra, l'informatica la amo veramente, è una materia che veramente mi piace, sono appassionato, mi reputo di essere fortunatissimo perché sono pagato per fare quello che mi piace. Quindi praticamente è come se non dico che non lavorassi mai, però poco ci manca. Io, per me, studiare è fare quello che farei a lavoro fuori dalle ore di ufficio. Proprio perché, essendo la mia passione l'informatica e essendomi riuscito a ritagliare in un settore che comunque mi piace e ti permette di studiare sempre, in continuazione, perché escono sempre nuove cose, praticamente per me studiare, tenermi al passo, è seguire la passione e allo stesso tempo lavorare e quindi essere pagato per farlo. Chi non vorrebbe essere pagato per fare quello che più gli piace fare tutti i giorni, 24 su 6, 24 ore su 24? Quindi mi reputo fortunatissimo.
Visto che mi sento così fortunato e mi piace così tanto l'informatica e ho tanta passione da dare riguardo l'informatica e vedendo anche la qualità dell'informatica che è caduta libera, quello che mi piacerebbe fare è divulgare e quindi far capire l'informatica, perché l'informatica in quanto scienza applicata, in quanto scienza dura applicata, è importante che sia rispettata come merita di essere. E il fatto che ci siano tanti luoghi comuni, sicuramente Daniel, sicuramente il fatto che ci sono così tanti luoghi comuni relativi a quanto è facile essere un informatico e lavorare nell'informatica è una cosa che mi sta sul cazzo, perché non è per un cazzo facile. Bisogna essere portati, bisogna avere voglia, devi farti un culo così perché è continuamente studio, 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 studio. E chi invece pensa che sia facile fa passare questo messaggio, sono due le cose: o è un coglione o è in malafede. Se sei un coglione ignorante è una cosa che si può curare. Studia e diventerai meno coglione e meno ignorante, si spera. Se sei in malafede mi incazzo come una bestia, perché sei un bastardo. Cioè, essere in malafede, essere onesta ed essere intellettualmente disonesti è la cosa che mi fa più incazzare al mondo. Quindi, se non fai parte della soluzione, se non hai la soluzione, fai parte del problema. È una cosa che ho sempre pensato. Quindi, nel mio piccolo, qual è un modo per aiutare e per risolvere questo problema? Cercare di fare un po' di divulgazione, quindi far capire a chi non è del mestiere quanta roba ci sta dietro nell'informatica. E ovviamente non gli puoi spiegare come funziona DNS parlando di query, parlando di RFC, parlando di byte, bit, headers e queste cose qua. Lo devi spiegare in un linguaggio che possono comprendere. Visto che la mia storia personale mi ha portato ad avere molto a che fare con persone che di informatica non sanno niente e dover spiegare loro come funzionano le cose, ho scoperto che è una cosa che mi diverte fare, quindi perché non unire le due cose insieme? E quindi nasce di suo l'esigenza e la voglia di fare questa tipologia di divulgazione. Sommando poi la parte più commerciale, se vogliamo, la parte più business, ovvero nessuno lo fa su Twitch Italia, che io sappia. Qualcosina forse all'estero c'è, però non mi sembra di aver visto così tanta gente che parla a un livello più alto, cioè il solito. Ci sono i soliti divulgatori che però sono più hardware consumer, come dicevo prima, sono più sulle nuove tecnologie a livello di CPU, RAM, processori, sono più analisi di videogiochi, magari anche a livello tecnico e non solo gameplay, però comunque si parla sempre di roba abbastanza consumer, non si parla di informatica nel senso più alto del termine. Si parla di infrastruttura, di come funzionano le cose, di come funziona la rete, queste cose qua. Quindi, boh, chissà, magari si riesce a trovare un buco in tutto questo. Chi lo sa. Essere isbetter, ovviamente, gente. L'estero è il posto più bello, fantastico. Vogliamo sfatare un po' di miti sull'estero? Sfatiamo, sfatiamo. Se porti dei business case, secondo me ci stanno, saprei quanto si deve prepararsi per ogni live, ti dico sull'explainability. Riferito a cosa in particolare? Perché quando parlo di business, almeno quando ho citato business prima, mi riferivo al fatto che sento che c'è un po' di mancanza di questo su Twitch, in generale sullo streaming in generale, nel senso che c'è un po' di mancanza di divulgazione informatica in quanto divulgazione scientifica. Tu hai il divulgatore dello spazio che è Adrian Fartade, hai il divulgatore di scienza brutta, specifico insetti e mondo animale che è Barbascuola X, hai più o meno altri divulgatori scientifici, hai l'avvocato dell'Atom per quanto riguarda il nucleare, hai, che ne so, Entropy for Life per quanto riguarda biologia, queste cose qua, quasi dietista Claudia, per quanto riguarda il mondo dell'alimentazione, hai poi altro genere di divulgazione, magari su fitness, mi viene in mente la Zarin o altro, hai gente come Moccia che divulga manga e intrattenimento in generale. Quello che ho visto è che manca un po' di divulgazione di quello che è informatica. Poi informatica, se
Non è che ci sia poi così tanto da parlare. Penso che con 4-5 live in cui rispondi a quelle 4-5 classiche domande che ti fanno tutti, poi hai finito gli argomenti di cui parlare. Però se nessuno inizia, non verranno mai fuori argomenti da trattare, ecco. Una cosa tira l'altra, una cosa tira l'altra, una cosa tira l'altra, poi visto che la tecnologia continua ad evolversi. Poi su qui ho una filosofia un po' bias su cosa sia evoluzione, su cosa no, però questo magari se ne parlerà più avanti. E niente, si vedrà. Sfatiamoli. Certo, l'estero non è il Bentegodi, non è il posto più bello del mondo. Pensate, anche all'estero hanno gli stessi problemi che ci sono in Italia. No, a me non mi interessa che prenda, a me basta che anche solo una persona che vede, capisce ed è contenta, a me va benissimo. Certo, sarebbe fighissimo avere milionati di follower, perché, non perché ci voglio guadagnare, perché un lavoro ce l'ho già. A me interesserebbe che mi mandano gratis le cose, già quello sarebbe top per me. Non aspiro a fare chissà che numeri o altro, anche solo lasciare un segno, fare qualcosa, divertirmi. Quindi la cosa importante è divertirsi, poi se si fa servizio utile è bene, se no chi se ne frega. Che ne pensi di Davide Cagliazzo? Non ho le capacità tecniche per sapere e valutare nel suo ambito lavorativo. A me non piace la narrativa che utilizza, la narrazione che usa, il modo di comunicare. Trovo quel genere di post su LinkedIn veramente, come dire, pessimi. Al netto di quanto siano fatti bene o altro, non ripeto, non entro nel tecnico, non ne ho le competenze, quindi non ne voglio parlare, parlo di gusto personale. Per me LinkedIn è un network nato per un certo tipo di intenti e i post che leggo, sia suoi che non so, che di altri, hanno reso LinkedIn praticamente un Facebook, il nuovo Facebook. Un po' non mi piace. Cioè, quello che vedo è che sono tantissime autocelebrazioni, tantissimi elenchi puntati di come tu dovresti vivere, perché hey, io ti dico come tu devi vivere, autocelebrazioni, guru che ti dicono come devi vivere, e post che poi motivazionali, hey, vuoi sapere come guadagnare 3.000 euro al mese? LinkedIn mi dà molte vibes di questo tipo nel ultimi 6 mesi, un anno, forse anche qualcosina di più. Poi come social per lavoro rimane ancora il punto di riferimento. Giocoforza è stato uno dei primi, quindi o vai lì o vai lì. I nuovi che sono usciti non hanno saputo sfruttare al pieno, mi viene in mente Indeed, mi viene in mente Monster, mi viene in mente InfoJobs. Non riescono a sfruttare al 100% queste debacle di LinkedIn, perché finché hai la massa critica dentro il social, difficile trovare un altro social che ti scaccia. Basta guardare Facebook, nonostante tutto, nonostante tutti i nuovi social che esistono, Facebook non muore. Quello zoccolo duro, che appunto zoccolo duro, rimarrà sempre là. Ma perché non tenersi anche l'account Facebook? Ma perché non tenersi anche l'account LinkedIn? Comunque LinkedIn fa lavorare. Fa lavorare il recruiter, fa lavorare HR, fa lavorare sviluppatore, fa lavorare altro genere di persone, quindi why not? E gente come Davide Cagliazzo ci si sguazza allegramente dentro, ha trovato un modo vincente di comunicare, buon per lui, ottima strategia di marketing. Evidentemente ripaga, perché se non ripagasse non ci sarebbero quel tipo di post, non ci sarebbe quel tipo di narrativa. Non ci sarebbero quel tipo di modi di approcciarsi al social, quindi se c'è chi lo fa, vuol dire che c'è chi legge, vuol dire che ci girano soldi, fa bene a farlo, sostanzialmente. Parlare con questa musichetta di sottofondo mi sento tanto pub secondo 2000, primi 2000.
Però la musica più bassa si riesce a sentire, non fosse che sono da solo a parlare, almeno riesco a sentire la mia voce. Generalmente, ah, mi sono sbavato, fantastico. Grandissimo. Generalmente nei pub non si sente mai un cazzo parlare, bisogna sempre gridare come porci. E nelle old albergo di solito non c'è la musichetta di sottofondo, però è divertente anche così. Molto intimo, molto night club, una meno, cos'è? Mezzanotte e mezza, molto, molto bello. Addirittura sei persone, di cui uno sarò io e gli altri saranno botto. No, assolutamente no, non credo. Allora, la domanda è: credi che gli informatici di 20 anni fa siano irraggiungibili da quelli odierni per il periodo storico in cui vivono? Define irraggiungibile, nel senso che è più difficile fare qualche scoperta sensazionale rispetto al 20 anni fa. Non penso che 20 anni fa fossero più intelligenti e più bravi, particolarmente più intelligenti e più bravi, c'erano solo più cose da scoprire. È un po' come nella medicina, nella scienza in generale. C'erano veramente dei geni assurdi, vedi Einstein, ma c'era anche una conoscenza molto più bassa rispetto al mondo di oggi, quindi era più facile fare una scoperta veramente forte. Quindi la figura del pensatore, del genio, del visionario aveva molto più appeal, aveva molto più senso di quanto non ci sia oggi. Oggi con le scoperte scientifiche che abbiamo, con la scienza che abbiamo adesso, con la tecnologia che abbiamo adesso, non è più la singola persona, ma è il team che fa. Non è la singola persona che ha l'illuminazione come la mela che cade o la penna dello statale che cade alle 18 per scoprire la gravità, ma ovviamente ci vuole un team, ci vuole un certo modo di vedere le cose, un modo diverso di ragionare, quindi non è più il singolo, ma è la community che fa, che porta avanti le cose. Vero, con la I si apre una porta che la IT di 20 anni fa non poteva esplorare, verissimo. Si dice che quando i computer quantistici diventeranno realtà, ma vera, vera realtà, tutto quello che conosciamo dell'informatica oggi verrà soppiantata. Ci credo fino a un certo punto, vedremo. Ma sì, il discorso secondo me almeno non è tanto che gli informatici di 20 anni fa siano irraggiungibili, ma che sia completamente cambiata la disciplina. Tecnicamente è rimasta la stessa, perché alla fine le basi sono basi, e tutta la nuova tecnologia non sono solo che layer di astrazione diversi. L'esempio che faccio sempre sono i container. I container sono una nuova tecnologia, tutta la parte cloud native è una nuova tecnologia, però in realtà si basa su quello che già esisteva. Tutto parte dalle jail di BSD. Nei sistemi Linux sono diventati Linux Container, che era il modo per fare container 10-15 anni fa. È arrivato Docker, che è diventato un wrapper in Go di Linux Container. Poi sono arrivati Google con i Big Money per far diventare tutto più enterprise, quindi hanno standardizzato tutto con OCI, con Container Runtime Interface, eccetera, eccetera, e quindi è nato il concetto di container in quanto oggetto con determinate regole, determinate standardizzazioni, e quindi poi sono nati tutti i vari orchestrator, come Kubernetes e via discorrendo. Quindi in realtà non c'è una vera innovazione, non hai scoperto cose nuove, non è una nuova tecnologia cutting edge, sono semplicemente astrazioni e punti di vista differenti, così come era il virtuale. Ora, il virtuale già è stata un'innovazione un po' più forte, perché comunque tu andavi ad astrarre l'hardware vero in un concetto virtuale, il container già esisteva, quindi sei andato solo a prendere il container e renderlo più semplice di utilizzo, però l'idea di container già esisteva. Quindi più che le tecnologie sono le idee che magari sono innovative, ci sono idee nuove, tra cui ora l'intelligenza artificiale non è per niente qualcosa di nuovo, perché esiste dagli anni 70 forse, già i primi studi su, adesso correggetemi se sbaglio perché adesso non mi ricordo quando ci siano iniziati gli studi sull'intelligenza artificiale, ma non è certamente non è qualcosa di nuovo. Magari adesso c'è il focus, l'attenzione mediatica, la voglia di fare, però non è per niente un concetto nuovo. Non vedo tutta questa evoluzione proprio nel vero senso della parola, vedo modi diversi di vedere le cose che ti permettono di creare tecnologie più facili e leggermente diverse, ecco.
Infatti è esattamente come dicevo, bravissimo, con sistemi e framework, adesso non so se OpenAI è un framework, adesso non sono esperto di intelligenza artificiale, quindi se dico stronzate correggetemi, se qualcuno vedrà mai questa live dico stronzate, insultatemi, così imparo anche io qualcosa di nuovo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono assolutamente d'accordo, sono tutte cose rese più facili e rese disponibili a tutti, e questa è anche la forza dell'open source, ovvero quello di rendere una tecnologia usabile e espandibile da qualsiasi persona. Ed è uno dei motivi per i quali amo l'open source, uno dei motivi per i quali lavorare in un'azienda come Red Hat è stato proprio mind-blowing da questo punto di vista. Perché comunque poter collaborare tutti insieme, poi questo qua porta anche ad alcuni problemi, per esempio la frammentazione dell'open source, che quello è un grosso problema. Perché ovviamente se tutti possono fare tutto e chiunque può forcare un progetto, quindi fare un proprio fork di progetto, è bellissimo, porta una libertà assoluta, porta a poter fare quello che vuoi, quando vuoi, dove vuoi, come vuoi, però porta anche a una perdita di focus. Perdere focus vuol dire che magari tante persone brave si disperdono in n progetti diversi, e se fossero uniti con un focus unico su un solo progetto verrebbe il progetto più bello del mondo. Perdendosi su così tanti progetti vengono fuori magari tanti progetti mediocri, funzionali, magari anche carini, ma non essendoci quell'effort unico di tutti, ma avrà sempre quelle mancanze, avrà sempre quel problema, avrà sempre, cioè non potrebbe mai brillare come se tutti lavorassero con un unico focus, un unico obiettivo. E questo è la faccia oscura dell'open source, ecco, dal mio punto di vista. Poi tutte le cazzate che si dicono sulla sicurezza e tutto sono discussioni che lasciano il tempo che trovano. Poi non so quanti di voi lavorano con l'open source, hanno avuto a che fare con l'open source e via discorrendo, però per esempio una cosa che si dice dell'open source, una cosa che i detrattori dell'open source dicono a favore del codice proprietario, quindi closed, è che è meno sicuro, perché essendo per l'appunto open tutti possono vedere e trovare eventuali problemi. Non è vero, cioè è vero fino a un certo punto, nel senso che se è vero che tutti possono vedere e trovare problemi, è anche vero che tutti possono vedere e risolvere quei problemi. Poi lì si entra tutto in un discorso di etica, di come andrebbero fatte le CVE, eccetera, eccetera. Però vabbè, questo qua è un altro discorso. Un'altra faccia oscura è che la totale delle aziende utilizza open source chiudendo il source. C'è Amazon che fa questo lavoro. Come fare il dissing direttamente sulla piattaforma di quello su cui fai il dissing. Per esempio a me Amazon da questo punto di vista assolutamente non piace, però c'è anche chi va in senso opposto. Esempio pratico, la mia azienda VMware, se ci pensi, sta facendo un giro a 360 gradi. Fino a X anni fa VMware era software proprietario chiuso, zero apertura. Negli ultimi anni è diventata tra top 5 contributors e progetti open. Quando lavoravamo in Red Hat noi vedevamo VMware scalare sempre di più la classifica di contributors, e la cosa spaventava. Infatti quando ho dato le dimissioni per andare in VMware mi hanno visto come il traditore, vai, della concorrenza, perché per l'appunto VMware negli ultimi anni ha creduto tanto nell'open source, ma anche Microsoft, non crediate. Microsoft in realtà lavora tantissimo nell'open source, ha un sacco di contributors, ha kernel developer che lavorano per Microsoft. Roba come IP2 è gestita da Microsoft, in maniera di Microsoft, quindi non crediate, anche Microsoft lavora un sacco con l'open source. C'è stato tantissima, ma veramente tanta apertura verso l'open source, quindi hai... Esattamente, quindi hai da una parte Amazon, anzi più che Amazon, AWS, che vedi, mi vengono in mente la storia con RabbitMQ, no cos'era, non RabbitMQ, scusate, un po' la storia con Reddit, e l'altra cos'era, CouchDB, oddio, no, oh Cristo, e beh non mi ricordo adesso, comunque che azienda ha cambiato,
Sì, a parte Redis, mi ricordo che c'era questa azienda che aveva cambiato appositamente licensing perché Amazon gli aveva fottuto più o meno tutto e quindi volevano un attimo farsi il culo ed era qualcosa che aveva a che fare con le code o con... non mi ricordo se era RabbitMQ o qualcun altro, sicuramente non me lo ricordo. E ho cambiato licensing proprio per tentare di farsi il culo verso AWS perché... Prende, adatta, distrugge, fa e disfa, ma anche tutti i lavori per dire fatti al kernel Linux per tutta la parte C2, non, a me non mi sembra che ci siano così tante contributions all'interno del codice sorgente Linux con tutti i lavori che hanno fatto. Poi, contentissimo se qualcuno tira fuori i dati e mi dice: Spagnolo, che cazzo stai a dire? Guarda qua tutte le contribuzioni di Amazon sul kernel, dico: Scusate, non lo sapevo, ho dato una cazzata. Però. Non mi sembra che ci sia tantissimo loro e è un po' come la Canonical, ecco, anche Canonical non è un grandissimo, gran bel pensiero riguardo loro. Mi sembrano un po' i parassiti dell'open source, prendono, ma non danno niente in cambio. Non sono filosofie che particolarmente amo, nel senso che chi ama l'open source è bello che contribuisca anche. Non esiste solo la via tecnica per contribuire, si può contribuire anche con la documentazione, si può contribuire anche a correggere i typo, si può contribuire nella divulgazione, non c'è bisogno per forza di essere top sviluppatori e aprire PR su PR, ci sono tanti modi per contribuire, il problema è che non lo fanno in nessun modo, quindi non ho particolari... Cioè, il fatto di portare Linux alle masse con Ubuntu e renderlo facile, io lo vedo come un... In realtà non è un pro, ecco. Sono contro essere elitari, ma non è che una cosa deve essere per forza adatta a tutte le masse, non è che per forza tutti devono usare... Qualcosa di complicato come Linux e non per forza Linux deve a tutti i costi diventare qualcosa per le masse. Può benissimo rimanere un prodotto dove il suo scopo ben preciso è la parte server senza dover per forza mettere dentro tutte le parti desktop, tra l'altro fatte male. Quindi boh, poi questi sono tutti discorsi filosofici, ognuno ha la sua idea. Ci si picchia ancora su questo genere di discussioni, quindi figuratevi. Ad esempio, il nuovissimo runtime di JS nato su Zig sfrutta JavaScript Core, rilasciato open source da Apple, quindi per quanto cattivo, per una volta qualcosa di buono l'ho lasciato. Uff, roba JS, non so quanto può essere effettivamente buono e non cattivo. Ma scusa, senza fare niente, poi ci siamo detto come fai a guadagnare sempre più supporto in una passività e riflessione di perché abbandono. Ti faccio un esempio pratico, Red Hat. Red Hat non fa entry point accessibile a tutti, eppure ti assicuro che guadagna. Dà supporto, paga i developer che mantengono le cose in Red Hat e è sostenibile. Perché Red Hat riesce e gli altri no? Forse perché gli altri hanno modelli di business vecchi che non vanno bene per il mondo nuovo, per un paradigma open source socialmente sostenibile. Non lo so, non sono un economista, non ne capisco di business, quindi non saprei. L'unica cosa che posso valutare sono fatti e numeri. I numeri dicono che come lavora Red Hat funziona e Red Hat lavora solo con open source. Quando ero in Red Hat mi era venuta sotto mano la lista di tutto l'open source mantenuto da Red Hat, dove non è che lo mantiene l'azienda, i maintainer sono persone che però lavorano dentro Red Hat. E se sei pagato per poter mantenere codice sorgente, anche il codice sorgente sarà di qualità maggiore, perché un conto è fare, non so, lavori in un'azienda. E fai open source la sera come passione, sei bravo, il codice sarà sicuramente ottimo, ma la qualità del codice di uno che può dedicarsi solo a quello, a forza di cose sarà migliore. Cioè la stessa persona che ha tempo dedicato solo per l'open source, pagato per quello, darà sicuramente codice migliore che la stessa persona che lavora solo la sera,
dopo le 8 ore lavorative, prima di andare a dormire. Mi sembra abbastanza logica come conclusione. Ed è un modello vincente. Almeno sta dimostrando di essere vincente già da parecchi anni. Ripeto, se vedete la lista dell'open source, mantenuto da chi l'aveva redatto, è roba infinita. Software che uso tutti i giorni che neanche avevo idea che fosse mantenuto da Red Hat. Sygmin è mantenuto da uno che lavora in Red Hat. È veramente tante 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 cose che magari tu usi tutti i giorni e neanche te ne rendi conto. Quando uno ha la sicurezza di... È un po' il discorso di chi fa sport olimpionico. Cioè, tu per arrivare a livello olimpico devi farti il culo e allenarti tutti i giorni. Facendo un lavoro normale non hai il tempo per allenarti ed essere competitivo così tanto. Quindi perché chi va alle Olimpiadi e comunque i top sono sempre nelle forze dell'ordine, carabinieri, esercito, aeronautica? Perché hanno uno stipendio e lo stipendio gli permette di vivere degnamente. E il loro lavoro è allenarsi per essere competitivi. Non è che ci si può inventare. Non è che ci si può inventare. Cioè, concentrarsi su una cosa e farla bene, molto meglio che disperdere le energie in tante altre attività, tra cui lavorare per vivere, perché altrimenti non si vive, non si mangia di gloria. O ti mangi gloria, però si va nel cannibalismo, se no di gloria non si mangia. Non vedo molte altre alternative per rendere sostenibile il mondo open source. Non ci fossero aziende come Red Hat, come VMware, come SUSE e via dicendo. Sì, Nuvolaris sarà la nuova Red Hat, peccato che Red Hat ti paga per far PR, Nuvolaris ti dice prima fammi le PR, poi forse ti pago, tra l'altro come azienda italiana, perché c'è la clip fantastica sulla differenza tra... Oddio, la clip fantastica no, però in una famosa intervista che il buon Shabarra ha deciso di chiedere di mettere offline, altrimenti avrebbe avuto problemi legali, visto che sono partite parole un po' che non si dovrebbero dire in pubblico verso altre persone, passibili di denuncia, querela, quant'altro. In questa fantastica live che era stata fatta su Digital Stories, che è venuta a salutarci prima, che quindi nessuno troverà, però non chiedere di chiedere, chiedi. Era venuto fuori un discorso interessante su quanto in America ci fosse, riallacciandoci al discorso estero tra l'altro, di quanto l'America fosse il paese perfetto perché addirittura tu lavori da casa e l'azienda ti fa consegnare il caffè mentre lavori da casa. Oh, benefit aziendali come non ci fosse un domani, palestra, questo, quello e quell'altro. E alla domanda di ma quindi Nuvolaris avrà, per chi verrà a lavorare in Nuvolaris, ci sarà benefit come la palestra? No. Scusa, allora, qual è la differenza rispetto all'azienda dell'Italia di merda che fa così schifo, che non ha benefit, che ti tratta il lavoratore come uno schifo di qua di là? In quel momento si può vedere la blue screen nella testa del buon Michele, gli occhi che vanno al cielo, sente proprio, cioè, un'immagine che parla con il ding di Windows quando va in crash, proprio 500 internal server error, proprio brutale. Quel minuto di silenzio con occhi al cielo, bella domanda. Fantastico. E questo si rilascia al discorso che l'estero non è poi che si parla tanto dell'Italia quando poi il problema siamo noi stessi, perché alla fine quello che succede, l'Italia è un paese fatto da persone, se le persone fanno schifo, e qua sono generico, non mi riferisco a nessuno in particolare, è tutto a far schifo. Bravissimo, come diceva il vecchio Savonese, sono tutti di larghe intese con il culo degli altri, quindi anzi larghe vedute col culo degli altri, non solo le vedute ma anche altri orifizi del corpo sono grosse quando il culo è quello degli altri, quindi insomma armatevi e partite, no? Che tra l'altro è la differenza tra leader e boss, no? Avete in mente quel meme che si trova sempre in giro, no? Dove c'è il boss che dice andate, mentre il leader va insieme agli altri, no? È più o meno la stessa cosa. Poi cosa? Stipendio medio europeo. Quanto? 50k. Vabbè. Vabbè, la faccia dello stipendio medio europeo.
Sì, a me viene, ridiamo per non piangere, perché comunque per quanto possa essere su carta buona l'idea, il problema è che l'esecuzione, perché purtroppo nell'informatica un conto, mi viene in mente anche questa cosa, quante volte si è sentito a un'idea geniale per questa nuova startup, mi serve lo sviluppatore, ok, quanto paghi? Per adesso non posso pagare, ma avrei gloria, sarei cofondatore, questo genere di cose, no? Viene sempre in mente quel tipo di ragazzi, no, c'è cioè il visionario che ha avuto lui, l'idea della Madonna, che nessuno ci ha pensato. Però poi se non trovi chi l'idea te la sviluppa, rimane un'idea, che per quanto buona possa essere, rimane un'idea. L'idea poi la devi sviluppare. La devi mettere su carta, la devi mettere in codice, devi creare il prodotto. Di sola idea non si vive, cioè puoi prendere magari il primo round di finanziamenti grazie all'idea, grazie al mock-up, grazie a una demo che non fa niente giusto per dimostrare qualcosa, il concetto, magari fai il primo round, magari riesci a fottere qualche soldo in più, però dopo un po' so due le cose, o prendi i soldi e scappi o devi effettivamente creare qualcosa. Ai posteri chi vivrà vedrà, come si dice, no? Ai posteri largo sentenza. Si vedrà in futuro cosa uscirà fuori. Per adesso, a me non convince l'idea di base, che sta alla base. Il codice lasciamo perdere. Non è che sono proprio. Ora, sapete, nella vita le idee si cambiano, solo gli imbecilli non cambiano mai idea. Felice di essere smentito in futuro. L'unica cosa che posso fare è un'analisi attuale, fattuale di quello che c'è adesso. Quello che c'è adesso non mi dà grandi sensazioni per il futuro, ecco. Poi, ripeto, è una mia personalissima idea da povero stronzo che non ha niente di interessante da raccontare, che non conosce ciò di cui parla. La storia vedrà, ci dirà chi ha ragione e chi no. Che poi, ripeto, non è una questione di ragione o non ragione. Uno si basa su quello che ha, i fatti che ha in questo momento. Un po' il metodo scientifico, fino a prova contraria, no? Finché riesce a dimostrare, cioè il gioco è cercare di trovare la dimostrazione che confuta la tua tesi. Finché non riesci a trovare quella dimostrazione, la tua tesi è vera. Il sole domani sorge. Ho ragione, finché domani il sole non sorgerà più. Quindi attualmente è quello che è. Poi magari tra una settimana verrà fuori la PR della Madonna che tira fuori codice che me coglioni e dirai, oh, sciamo, che ti dire? Avevi ragione te. Capita, ho sbagliato. Oh, ciao Speed, oh, non ti preoccupare, tanto questa qua era solo una prova tecnica per vedere come giravano le cose, per vedere cosa. Se c'avevo voglia io innanzitutto mi sarei divertito a parlare da solo, seguendo il flow della chat. Mi sta piacendo, ma ovviamente essendo 5 persone è difficile avere un flow continuativo, quindi cerco di tappare i buchi come riesco al massimo delle mie capacità, o al minimo, a seconda del punto di vista, sicché. Però dai, è divertente, dai. Potrebbe quasi funzionare qualcosa del genere, con questa musichetta sotto e uno spagnolo che parla in libertà con gente che gli fa domande stupide con risposte ancora più stupide. Ci si può ragionare, dai. Ah, oh no, divertente qualcosa del genere, cioè si segue come faccio così schifo a parlare, si capisce quello che dico. Non so, datemi feedback. Aperto qualsiasi feedback, anche i peggiori. Anche a un spagnolo speravo che il Covid ci facesse regalo, purtroppo non ce l'ha fatta. Va bene anche questo genere di feedback. Oh, grazie. Ma tra l'altro, visto che state usando nick diversi rispetto a quelli che conosco io, per esempio, Daniel Wostankens, chi sei da Patrick? Vabbè, ciao, si è già presentato, hai scritto lo stesso. Cam Castles, Daniel, chi siete voi? Giusto per capire con chi sto parlando. Ok, Daniel, perfetto. Franco o Frank? Franco di Patrick qualcosa o Franco generico Franco? Ah, Franco va in Canada. Ok, perfetto. Sei canadese. Ok, ho capito, perfetto.
Ok, grazie. No, cosa meno, eh sì. Ma più che il dat name, è il dat pro pic, mortacci sua, che ogni volta che la vedo dico, chissà, poi vedo il nome, vabbè, guardatemi up and down. E, no, grazie, così almeno associo la persona alle che mi fa domande qua, almeno so dove prendervi se scrivete cose che non mi piacciono. Io vi prenderò, io vi troverò. No, Matteo, che problemi c'è più? Ub static. Esatto. Oppure boobies, ma scritto boobies per andare contro l'algoritmo di Twitch. Adesso la prossima live mi metterò una piscina dietro, tanto potrei far passare il... Ah, bella idea, potrei far passare il raffreddamento liquido dentro il rack e con l'acqua che esce ci faccio l'hot tub. Big money. Green screen, altra idea. Tra l'altro, mi è venuto in mente come avere... No, aspetta, il green screen gratis, no, una cazzata, come ho detto, niente. Dimenticate. Però il blue screen è una cosa che ho in mente da un po' di tempo. Non ho lo spazio per metterlo dietro, purtroppo, perché non si capisce bene la profondità, ma aspettate che cerco di non andare troppo indietro, visto che sono in mutande. Da quando c'è la pandemia e lavoro da casa non so più cosa sia un pantalone, quindi questo è il limite, ok? Come vedete, non è così profondo, visto? Quindi il blue screen dietro vorrebbe dire problema, non saprei come cacciarcelo. Cioè mi mangerei praticamente tutto qua dietro. Via. Pensi che la cultura trash possa favorire in maniera importante il raggiungimento di posizioni di rilievo nella società? che cazzo di domanda è? Dipende da come la... di come... Dipende da come usi la cultura trash. Come tutte le cose, sono strumenti e dipende da come lo strumento viene utilizzato. Se la cultura trash diventa cultura popolare e viene presa ad esempio dalle persone, assolutamente no. si arriva a idiocracy, ci siamo vicini, ci stiamo arrivando e no, purtroppo no. Più che altro favorisce in maniera importante per come viene usata oggi, come viene percepita, anzi no, usata no, per come viene percepita, direi che la frase giusta, no, assolutamente, totalmente l'opposto. Oddio, paradossalmente sì, ti dico di sì, perché rende la gente così stupida e fa abbassare così tanto l'intelligenza media delle persone. E non è tanto questione di intelligenza quanto di capacità di analisi critica, perché l'intelligenza chi se ne frega, non esiste un'intelligenza universale, esistono tanti tipi di intelligenza, l'importante è mantenere la capacità critica e l'analisi, capacità di analisi critica. E quella è la cosa importante, al netto dell'intelligenza, ovviamente. L'intelligenza base, essenziale per capire. Concetto per capire l'italiano e poi l'intelligenza e poi perdono, ci vuole una discreta analisi critica. Mi hanno scritto di qualità stream più basse, poi vedrò. Quindi è molto importante il pensiero critico e il fatto del trash percepito come percepito oggi uccide il senso critico. Il problema è che ci sono tante cose trash che non sono percepite come tali. Esempio su tutti, talk show, politici, tutti i vari interventi di Orsini, interventi di Salvini, interventi dei nostri politici. Quindi è fantastico che i nostri politici che dovrebbero fare politica in realtà siano il trash più trash più trash che possa esistere in televisione attualmente e tutto il background dietro di loro. Quindi i vari Orsini e compagnia cantante. Questo cosa vuol dire? Che la gente vede trash, ma non lo percepisce come tale, lo percepisce come informazione. Cioè tutte le fake news, tutte queste notizie trash, tutta questa merda non viene percepita come trash, viene percepita come informazione. Questa cosa uccide il pensiero critico, il pensiero analitico e fa diventare le persone più stupide. Più diventa stupida una persona, più il trash si fa avanti.
E diventa un circolo non vizioso. Cioè, pardon, diventa un circolo veramente estremamente vizioso. E porta idiocracy. È un documentario. Non è un film visionario o che vuole criticare la società. È un cazzo di documentario, perché siamo arrivati a quello. Stiamo arrivando a quello. Cioè, il tizio che interpreta il presidente USA, oddio, com'è che si chiama? Io lo adoro, Terry Crews, che interpreta il presidente in Idiocracy. È Trump, cazzo! Dai, è Trump! Oh, Trump è stato veramente presidente degli Stati Uniti, Dio, cantante. Di cosa stiamo parlando? Boh, vabbè. Di politica non ne capisco niente, quindi quello che dico io vale quanto il due di bastoni quando briscola e denari, però che vi devo dire? Poi a me non mi interessa neanche particolarmente la politica, perché ho perso le speranze. Vuoi, cioè, non ho perso le speranze nella politica in quanto politico, ho perso le speranze nel fatto che, visto che reputo gli italiani mediamente stupidi, la classe politica non è altro che la rappresentanza dell'italiano mediamente stupido. Quindi non è che si può avere chissà quale classe politica se poi si arriva da un certo tipo di persona e popolazione. È un deadlock. E con questo ho fatto dissing praticamente a tutta l'Italia, no? Sti cazzi. Quindi è fantastico questo. Poi potete scrivere che mi sono arrogante, ma con che coraggio parli, chi sei tu per dire queste cose. Scrivetelo, a me frega un cazzo. È il mio semplicissimo pensiero, tra l'altro surrogato da un sacco di prove, basta vedere come va il mondo, quindi non mi sento neanche totalmente in torto a pensarla così. Però non vedo molto futuro, non ho molta fiducia nell'umanità in generale, figuriamoci qua. Ma il front-end che stavi creando con la generazione dell'expiring link del resume. Ah, lì sono un po' bloccato perché ho iniziato a vedere VUE, poi mi sono messo a fare 1800 altre cose. Ogni tanto, capita anche di lavorare. Oggi ho fatto ben due riunioni di 20 minuti l'una. Attenzione, se ne ho lavorato 40 minuti. Grazie, script. Ho lavorato bene. Io non sono toscano, quindi pensa se fossi anche toscano, cosa poteva venire fuori. Dicevo, perché vuoi? Perché gente, front-end mi ha detto prova vuoi e mortacci loro. Che cazzo ne so io perché vuoi? Per me una cosa vuole l'altra. Io cercavo solo qualcosa. Allora, la mia idea era quella. La cosa perfetta, cioè, allora io quel progetto lo potrei fare benissimo, occhi chiusi quasi, in Python. Ok? Perché con Python ho tutte le librerie che mi servono per interagire con Kubernetes. Basterebbe interagire con Kubernetes, avere l'output e poi vestire l'output in qualche maniera. Che sia CSS più HTML con una print brutale da Pyramid o Django o qualsiasi framework Python che ti esponga un server web. Può essere scritto in JavaScript, può essere scritto in qualsiasi cosa. Otterrei esattamente lo stesso risultato. Qual è il problema? Python già lo conosco. Non imparerei niente di nuovo se non la libreria per utilizzare Kubernetes. E non è quello, cioè il mio obiettivo era imparare qualcosa di nuovo. Un nuovo linguaggio di programmazione, perché io purtroppo sono bravissimo come esecutore, sono bravissimo a leggere la documentazione. Se mi dai un task, lo so portare a termine, ma non so inventarmi cose. Non ho quella intelligenza da inventore. Nell'infrastruttura sì, nel codice no. Quindi io se, quando mi approccio a un nuovo linguaggio, mi prendo il libro, inizio a leggerlo e poi mi dico, ok, che cazzo ci faccio adesso? Una volta che hai fatto il tuo Hello World, fai quei due o tre esercizi di ricorsione classici, Fibonacci, fattoriale, fai il classico, che cazzo ne so, rubrica, il classico esercizio per fare le linked list, provare i puntatori in C e la cazzo di rubrica di merda. Inserisci numero, trova numero, cancella numero, queste boiate qua. Una volta che fai questi 3-4 esercizi per capire un attimo quel particolare concetto, poi ok, ma che cazzo faccio? Come posso produrre qualcosa che mi può servire? E io mi blocco.
Questo blocco fa sì che non riesco a imparare linguaggi di programmazione nuovi e rimango sempre su quei soliti 3-4. Esattamente, bravo Fede. L'idea di fare questa roba era esattamente per avere uno scopo per imparare qualcosa di nuovo. Ho pensato, qual è una delle mie più grosse lacune? È il mondo front-end. Perché non mi piace, non ho gusto. Vedete, guardatemi. Sono la sciattezza fatta a persona, non ho gusto estetico, qualsiasi cosa sia colore, design, bello, io aborro qualsiasi cosa sia bella, non essendo io in primis bello, quindi aborro qualsiasi cosa sia bella e ho un gusto estetico che fa cacare, proprio cacare. Sommato al fatto che non ho fantasia, pensate al front-end. Perché lo odio così tanto? Questa è la spiegazione, no? Quindi mi sono detto, vabbè, dai, iniziamo a provare a fare qualcosa di nuovo su questa grossissima lacuna che ho, sia mai che possa migliorare o anche solo imparare qualcosa di nuovo. Allora ho chiesto, ho provato a chiedere, io ho bisogno di questo, qualcosa front-end che magari abbia una libreria Kubernetes, in maniera tale che possa usare un solo linguaggio per fare anche... Alla fine Kubernetes è un API REST. Ovviamente una libreria che mi aiuta a mappare l'API REST mi evita di dover fare io tutte le chiamate a mano, mi evita a me di fare tutta la parte poco interessante. Non è tanto interessante leggersi la documentazione, vedere quali sono i vari endpoint e fare formattazione del testo di risultato, che poi alla fine è un JSON. 99%, se non ricordo male è tutto JSON, poi avrà YAML, JSON, quindi non è quella la parte interessante, c'è già chi l'ha fatto perché la devo fare io, c'è già chi si è preso la briga di mappare tutte le funzioni, tutte le endpoint API, di mappare i ritorni, di creare gli oggetti, eccetera, eccetera, lo vedo inutile, se non come esercizio di stile farlo io. Quindi un qualcosa front-end che abbia una libreria Kubernetes, in maniera tale da poter interagire direttamente con l'API Kubernetes per chiedere i dati che voglio e poi graficarli. E la risposta è stata, boh, prova il UI. Ok, non so niente, per me mi dici Vue, mi dici React, mi dici Angular, li conosco perché li sento continuamente nominare, ma non avendoli mai usati per me un'ora e l'altra. A quanto pare Vue è stata una bastardata a suggerirmi quello. Adesso che sto parlando con gente, espongo questa cosa e parlo di questa cosa, tutti mi dicono perché vuoi, quindi mi sto rendendo conto che forse come consiglio è stato un po' bastardo. Apertissimo a qualsiasi consiglio da questo punto di vista, perché alla fine, come detto prima, non è altro che un API REST da contattare e graficare poi quelli che saranno i risultati. E per risultati si intende, adesso vi faccio vedere quello che ho fatto adesso, che assolutamente non è API REST e non va su Kubernetes. Praticamente ho fatto questa pagina. Ok, praticamente questo qua è il mio Kubernetes che è lì sotto nel NAS, che eroga dei servizi. Ok, ho un endpoint che è l'URL. E poi a seconda dell'URI va su un servizio o l'altro, in maniera tale che ho un unico endpoint per tutto. Il mio credo è quello di esporre tutto via web, in maniera tale che sia, almeno era il credo prima quando viaggiavo tanto, adesso che sto sempre a casa potrei rivedere il credo, però per adesso il credo è esporre tutto quello che espongo da casa mia via web, in maniera tale che sia accessibile da qualsiasi parte, con qualsiasi proxy ci sia in mezzo. Quindi esponendo tutto HTTPS ho una sicurezza abbastanza buona, una probabilità statistica abbastanza buona che ovunque io vada a lavorare, senza VPN, ma con un accesso a internet anche proxata verso internet, cioè un accesso alla rete anche proxato, posso comunque raggiungere i miei servizi di casa. Questa è la mia mission, ok? Quindi ho erogato tutti i servizi dietro un unico endpoint in HTTPS, tra l'altro con certificato
SSL valido. Non si vede, ok, perfetto, non so perché non si vede, ma è HTTPS, Let's Encrypt. Quindi certificato riconosciuto da una CA pubblica, bla bla bla. E quindi espongo tutti i vari servizi, no? Il mio sonar, il mio radar, Radar, Prolar, Qubitorrent, tutti con autenticazione, quindi comunque sicurezza, quello che è. E cosa voglio fare? Questa lista qua che vedete, ok? Cioè questo fantastico sito web, questo index, vi faccio vedere come l'ho fatto. Questo fantastico sito web in realtà è questo. Allora. Come dicevo prima, è tutto esposto su Kubernetes, è esposto da questo pod Nginx index, e quella pagina grande tecnicità di questa pagina è questa. È un config map di Kubernetes che sostanzialmente è un oggetto che ti permette di scrivere file di configurazione. Quindi praticamente io dentro il pod Nginx prendo questa config map, prendo il value di data e lo piazzo, il value di data, questo vuol dire che crea un file index con questo contenuto in una certa directory. Quindi praticamente questo non è altro che questo codice HTML buttato dentro un file index.html e quindi letto da Nginx, renderizzato da Nginx in questa maniera. Ora, capite che da mantenere è facile, voglio dire, se voglio aggiungere qualcosa di nuovo, mi basterebbe aggiungere qua una nuova entry, salvare la config map. Non mi ricordo se mi serve, sì, devo anche fare la start di Nginx, quindi distruggo il pod, aspetto che ritorni su, ok, il pod è ritornato su, refresh, opla, è comparsa la nuova lista, il nuovo elemento che ho aggiunto. Capite che fa cacare come soluzione. Non è una soluzione 2.0 dinamica come piace a noi, come piace a me, l'altro. E se notate, la roba qua non è altro che questa lista di cose. Ovviamente mancano cose perché ancora non le ho aggiunto tutte. Però se notate, quello mappato qua è esattamente questo. Quindi io l'informazione di cosa voglio mettere in questa pagina già ce l'ho. Perché l'informazione è dentro Kubernetes. So. Perché devo fare io a mano quando potrei fare un piccolo programmino che va a prendersi l'informazione dall'endpoint di Kubernetes, get service, smantrupparsi l'output e poi graficarlo. Così avrei la mia bellissima sites list dinamica, perché a questo punto, una volta che io aggiungo un nuovo servizio in erogazione nel mio cluster, automaticamente me lo ritrovo nella sites list. Facile, semplice. Questo è il cosa voglio fare. Domande? A parte il ma chi te lo fa fare? Because I can, questa è la risposta. Haskell, non ho idea di come sia Haskell dentro container, potrebbe essere interessante, non ho idea neanche di cosa sia Haskell. Ah ok, così, quindi Haskell serve for fun e for the blasphemy, non per imparare qualcosa di nuovo usabile, magari se mi reinvento frontender o sposto pixel, per bestemmiare più forte. Quindi si potrebbe fare idea tipo live bestemmia con Haskell. A posto, why not? Sai che non ho, cioè so cos'è Haskell, ma non ho mai visto niente di Haskell.
Vediamo un po'. Adesso vi faccio vedere come sono così bravo. Non sai una cosa, googli, impari. No, no, mi rifiuto. Ma seriamente. Sì, mi piace la matematica, ma fino a un certo punto. Tra l'altro sai che mi ricorda tantissimo Perl, non so perché mi ha dato molto Perl vibes a vedere questo codice così. Vediamo un po'. Vabbè, perché? Cosa fai? Cosa fai, Franco? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai nella vita? Se anche tu uno sposto pixel. Che alla fine tanti di voi immagino che facciano i developers, ma non sono. Ah, vai a lavorare quindi. Siete troppi sposta pixel, ci sono in. Noi tutti front-ender siete. Fa un caldo becero. Vorrebbe fare quindi Franco wannabe. Ma dai, c'è veramente qualcuno che vuole fare il full stack? Pensavo che fosse una figura mitologica di chi volesse proprio di suo fare il full stack. CDK di AWS non era quella cosa bellissima di Python per poter wrappare tutta l'infrastruttura come codice? Perché io sto litigando con CloudFormation e lo sto odiando alla follia. Però CDK mi hanno parlato, se è quello che mi... esatto. Però da quello che ho visto era molto figo come libreria per Python, cioè alla fine riuscivi ad astrarre praticamente tutto con codice Python l'intera infrastruttura, quindi alla fine tu sviluppavi a tutti gli effetti, cioè non era un DSL particolare ma proprio Python vero e proprio, lo ricordo male io. Perché Puppet, cose come Puppet, vabbè Ansible è tutto YAML, ok. Però robe come Puppet alla fine non è un linguaggio di programmazione vero e proprio, ma è un DSL che wrappa Ruby sostanzialmente. Vabbè, Ansible tu fai tutto in YAML, quindi è un concetto un po' diverso, a meno che non scrivi moduli specifici che lì è proprio Python al 100%, però roba come CDK, se non ricordo male, è una libreria Python e quindi scrivi direttamente il linguaggio Python per definire l'infrastruttura. Quindi non è nessun DSL particolare, non sono fatti configurazioni particolari, non sono YAML fatti in maniera particolare, ma è proprio codice che utilizza la libreria, mi sembra. Poi magari mi sbaglio perché non lavoro molto su cloud, perché tutti i miei clienti di solito sono on-prem, quindi lavoro tantissimo su... Prima quando ero in Red Hat capitavano anche bare metal, ma il 99% è tutto su macchine virtuali. Quindi sostanzialmente lavoro su macchine virtuali e quindi lavoro direttamente su quel tipo di infrastruttura. Ah, quindi ok, perfetto. Ah, io penso, sai che invece pensavo che in Python davi direttamente, un po' come Boto, no? La AWS Boto, che gli davi direttamente le credentials e faceva tutto lui in automatico. Invece no, con CDK fai la parte intermedia che genera il file e poi il file lo dà in pasto alle CLI di AWS per creare il CloudFormation Stack. Ok, puoi anche fargli fare il deploy. Visto che parlo con un po' di persone che mi masticano parecchio con AWS, mi parlano veramente male di Cloud Stack, soprattutto riguardo a scalabilità, limiti in quanto variabili che puoi passare e assoluto disprezzo completo totale verso i stack annidati. Perché una soluzione come CDK invece che andare su qualcosa come Terraform?
Oggi ho chiesto, visto che sto lavorando anch'io su CloudFormation in questi giorni per una rotazione interna in VMware, per il Quick Start AWS per ETAP, che è Tanzu Application Platform, è esattamente la stessa domanda che ho fatto: perché non usare qualcosa di più astratto che ti permette di fare più astrazione se poi l'idea è di andare anche su altri cloud? E la risposta è stata che politicamente. Squisitamente questione politica, perché sono quel CloudFormation Stack l'ha dato direttamente AWS, perché il prodotto fa parte del marketplace AWS e quindi a forza di cose devi passare da CloudFormation. Quindi quando sento di chi utilizza direttamente CDK e staccano i dati, queste cose qua, sapendo che il prodotto ha un sacco di limiti, mi viene da chiedere perché non utilizzare Terraform. Per esempio, Terraform è solo uno dei tanti. Diciamo che per adesso è il prodotto più utilizzato per fare IAC. Terraform, Terragon, comunque tutta la parte di suite, Palumi, mi pare anche che ti aiuti per fare roba AWS, comunque tutta quella serie di tools di infrastructure as code. Ecco, sfatiamo un altro mito, visto che siamo in quattro ed è una chat, una chiacchierata particolarmente privata. Il 99%, se non il 100%, delle decisioni tecniche aziendali, soprattutto in aziende medio-grosse, non sono tecniche. La decisione presa su un riguardo per verso un particolare stack tecnologico rispetto a un altro è squisitamente, quasi esclusivamente politico o burocratico, o le due cose insieme. Quasi mai è legato a un bisogno tecnologico, o a decisioni tecnologiche, o a assessment su quale possa essere la migliore tecnologia. Di solito gli assessment sono di altro tipo, natura business, natura soldi, natura politica e burocratica. Quindi non è che sono tutti stronzi o sono tutti incapaci e quindi perché usi questo invece di quell'altro, non capisci niente, non sai niente di qua di là. A volte la decisione, non a volte, il 99% delle volte, come si dice in inglese, above my pay grade, no? Non guadagni abbastanza per poter essere tu quello che scegli. Detta in maniera molto molto brutale, e purtroppo non tutti lo capiscono, soprattutto chi non ha avuto modo di avere esperienza con aziende grandi e strutturate, perché finché sei nell'azienda medio piccola startup dove l'IT sono quella manciata di persone che bene o male sono tutti smanettoni, si divertono a parlare fra di loro, magari anche un'età media bassa, lì è bello perché hai modo di provare, fare e disfare da ogni stack tecnologico che ti viene in mente e tutto. Non appena vai in realtà un po' più strutturate, dove magari esattamente, dove magari hai tutto quel middle management in mezzo, quel micro management in mezzo che ti fa perdere completamente la voglia di vivere, lì allora ti rendi conto di quanto puoi dire quello che vuoi a livello tecnico, ma non sei tu che decidi e le decisioni non sono prese dietro percorsi, assessment tecnici. Questo purtroppo è una cosa che almeno la mia esperienza dice questo. Lieto di avere persone con esperienze diverse e stringergli la mano e dirgli quanto siete fortunati. Ma per adesso purtroppo la mia esperienza personale dice questo. Eh sì. Adesso visto che sono la 1:30,
Non ho più argomenti e se praticamente in chat siamo in 2/3 a parlare, sto provando a spammare. Vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di connettersi. Anche perché cioè, sto proprio facendo anche prove a livello di streamer mentre tutto e purtroppo queste prove si possono fare solo e solamente quando c'è effettivamente traffico. Quindi sono abbastanza gioco forza per avere feedback per vedere come va, come non va, l'audio, video. Perché con questo setup sono abbastanza contento, perché mi permette di googlare e di usare il browser nel caso in cui volessi andare a parlare. No, sviluppare live non mi piace, sai. Allora, per come sviluppo io poi non mi piace perché passo più tempo su Google che a scrivere codice. Per via di un sacco di lacune che ho, non facendo sviluppatore tutti i giorni, anche solo per le sintassi e queste cose qua, mi serve avere continuamente Google aperto. E special modo un nuovo linguaggio vuol dire che passerei più tempo a leggere in silenzio che a scrivere codice vero. Quindi non sarebbe neanche così interessante. Come dicevo prima, non mi, il video come medium per questo genere di divulgazione non mi fa impazzire. A me piace tantissimo invece fare come stiamo facendo adesso, parlare di qualsiasi cosa, tema centrale, l'informatica, giusto solo perché siamo dei nerd di merda appassionati, però come vedi non mi sottraggo alla discussione anche su altri campi. Non li conosco tutti, ovviamente, quindi se dico stronzate, perdonatemi, sentitevi liberi di correggermi qualsiasi cosa possa dire sbagliato. Lo so che lo fanno tutti, però anche qui ho una mia idea particolare. Se devo fare qualcosa che fanno tutti gli altri, non la voglio fare. Perché se no sei uno dei tanti, io non voglio essere uno dei tanti, io voglio essere me. Mi piace essere me. E in quanto me voglio fare cose che gli altri non fanno. Ok? Quindi tutti mi dicono, ah, ma perché non scrivi tutorial? Perché non scrivi blog post? Perché non scrivi questo, quello e quell'altro? Perché non li scrivo? Perché sono cose che già scrivono altri. Non serve avere un altro che ti scrive le stesse cose. Risoluzioni differenti. Ma non si può impostare su Twitch la risoluzione? Per cambiare la risoluzione dovrei interrompere la live. A quanto pare Twitch lo gestisce solo se un certo tipo di persone. Facciamo così, ci provo. Stoppo la live, cambio la risoluzione. Se volete riconnettetemi, così almeno testo anche questo. Tra pochissimo, dai. 5 minuti proprio, anzi neanche meno. 3 minuti, tempo di fare stop, cambiare, perché OBS non mi permette di fare il cambio live, se no l'avrei fatto. Torno tra 2 secondi. Adesso è vero, stop.